Bene, intanto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti nonostante questa pioggia che di solito tiene le persone nelle loro comfort zone in azienda oppure da altre parti. Grazie appunto per questa partecipazione, ma grazie soprattutto anche a SurSense e ad Atlassian per questo incontro che faremo oggi sul tema libero e potenziale della tua azienda, cioè del tuo business, che vuole essere anche soprattutto anche un incontro di tipo culturale, e vedremo poi i temi della giornata come si svilupperanno. Io sono Ruggero Botta, sono un giornalista della casa editrice Soia International, sono stato invitato dagli organizzatori della giornata a moderare appunto lo sviluppo delle presentazioni, quindi vi ringrazio anche da parte mia. Due parole su Soia International, un editore che è sul mercato da 35 anni, qualcuno di voi nella sua storia informatica si ricorderà una testata che si chiama Office Automation, ma continuiamo a fare, appunto abbiamo iniziato 35 anni fa, poi abbiamo anche una testata che si chiama Executive IT, che facciamo in collaborazione con Gartner, qualcuno di voi probabilmente lo conosce, e poi siamo l'unica testata cartacea rimasta a parlare anche con innovazione.pa di innovazione ICT all'interno della pubblica amministrazione italiana. Insomma, abbiamo qualcosa da dire, poi organizziamo gli eventi in partnership con le aziende che ci chiamano. Insomma. Qualche informazione generale sulla giornata di oggi: tutte le presentazioni dell'evento saranno per voi disponibili nei prossimi giorni sul canale SlideShare su SurSense. Comunque, tutti i partecipanti riceveranno una mail dal team di SurSense e avrete la possibilità di vedere tutto quello che vi serve. A fine mattinata siete tutti invitati a uno Smart Business Lunch che sarà servito in questa sala, dove c'è stato anche un welcome coffee, e cortesemente vi chiediamo di abbassare le suonerie dei cellulari. Per introdurre la giornata di oggi, che cosa abbiamo pensato? Nelle varie letterature, negli articoli di ricerche che abbiamo trovato appunto in occasione di oggi, e ho pensato che questa sia forse un'informazione molto interessante per sotto diversi motivi. Quali sono i 5 ostacoli agli obiettivi del CIO quando deve portare avanti un progetto di qualsiasi tipo? E vedete anche qualche maledizione del CIO che tira ogni tanto. Prima di tutto questa slide nasce da una ricerca fatta da Gartner su 555 CIO, quindi insomma a livello mondiale, quindi è abbastanza globale e comprensiva. Intanto ci dice una cosa molto importante, una prima notizia che come giornalista mi piaceva farvi notare. Nel 2014 i principali ostacoli erano la mancanza di soldi, cioè la restrizione sul budget, e la mancanza di stili, erano due cose appaiate. Nel 2015 la cosa è cambiata abbastanza radicalmente, insomma, o comunque la distanza tra i due ostacoli è molto alta, vediamo un 7%. Cos'è successo? Che la mancanza di skills è cresciuta fortemente, più 5%, mentre invece la mancanza di budget, la mancanza di finanziamento per i progetti è calata un pochino, e rimane una voce considerevole, perché il 15% non è poco, e comunque è calato un pochino. E questo voglio dire è un passaggio che bisogna un attimo guardare bene, perché sinceramente se il CIO si trova ad avere magari un po' più di disponibilità dal punto di vista delle risorse per fare i suoi progetti, però ti esplode il problema degli skills, questo è un problema per lui all'interno della sua azienda, insomma anche un problema di reputation non di poco conto, insomma, quindi è un punto da guardare bene. Come io ti inizio a dare i soldi e tu mi vieni a dire oggi che non ci sono gli iscritti, ma questo può succedere. Poi ecco, la tabella prosegue con appunto problemi di cultura, lo sappiamo tutti, il 12% del 2014 e il 12% nel 2015, allineamento e comunicazione era l'11% nel 2015, nel 2014 era uguale, quindi non è tanto il fatto che rimane uguale che sia interessante, è interessante perché questo può essere un punto di partenza importante,
con allineamento e comunicazione naturalmente si intende il fatto che i progetti che coinvolgono sempre più persone e all'interno dei progetti strategici ormai le persone che vengono coinvolte sono diversificate, vengono da diverse aree, molto spesso non c'è solo il business, cioè c'è anche l'HR, c'è anche il CFO oppure le sue persone, cose di questo genere. Allineamento e comunicazione è un elemento che riteniamo critico e quindi l'abbiamo segnato un po' più forte degli altri. E poi tecnologia era 8% nel 2014 e il 9%, quindi è cresciuto un pochino nel 2015. Quindi la riflessione per partire con la giornata di oggi che vogliamo proporre è: ma siamo proprio sicuri che tutti questi elementi non siano legati tra di loro? Cioè siamo sicuri che gli skills, la cultura, l'allineamento, la tecnologia e anche i soldi, in qualche modo questi elementi, questi ostacoli non siano in qualche modo legati, oppure invece sono cose che vanno separatamente? Beh, la giornata di oggi ha un po' questo intento, diciamo così, passato il termine, provocatorio, e magari forse qualcuno può dire che è troppo banale, troppo semplicistico, di partire con un ragionamento che guarda caso parte proprio dalla comunicazione. Nel senso, siamo convinti che se si inizia a lavorare su questo fronte, che comunque è il fronte importante, il 10% è il quarto elemento, in qualche modo si riesce a influenzare tutti gli elementi. Perché? Perché una comunicazione migliore tra le persone diverse che partecipano a un progetto, prima di tutto fa fare un salto culturale a questa azienda, si inizia magari ad avere un linguaggio comune, ad allinearsi sugli obiettivi, a allinearsi su come motivare le proprie persone a seguire i progetti. E magari con questo salto culturale, con questa comunicazione, si capisce che il problema degli skills esiste, sarà molto forte, però magari, che ne so, uno scopre che ci sono delle risorse interessanti, non magari nel dipartimento IT, ma nel dipartimento customer care, quindi di persone che hanno avuto esperienze di un certo tipo, oppure nel dipartimento marketing, e quindi magari si possono allineare queste persone sugli obiettivi aziendali e gli skills calano, il problema degli skills cala un attimo, magari bisognerà intervenire. Naturalmente l'auspicio è che una migliore comunicazione, una condivisione, collaborazione che produce cultura, che fa emergere skills nascosti all'interno dell'azienda, porti magari a invogliare chi comanda la parte principale, che comanda il budget, a fare l'investimento in un progetto che presenta queste positività. Cosa manca a tutto questo bel discorso? Manca il fatto che magari non sempre la tecnologia aiuta, non sempre la tecnologia mette in campo delle soluzioni che permettono di avere allineamento, comunicazione e implementando questi processi aumenterà la cultura, trovare nuovi skills, investire negli skills, così. Cioè, ci sono alcune di queste soluzioni, esistono sul mercato, non sono molto conosciute, e la giornata di oggi serve anche un po' per conoscere una soluzione che interviene in questo senso. Quindi, cosa vuol dire oggi fare un progetto strategico per il business? Ma non solo, questo non solo è equivalente, cioè nel senso che non riguarda soltanto i progetti strategici e non riguarda soltanto i progetti di business, nel senso che i progetti possono essere anche appunto dell'HR, dell'amministrazione, delle operations e così di questo genere. Allora, intanto oggi cosa vuol dire fare quindi un progetto tout court, diciamo così? Lavorare con tempi di rilascio molto stretti. E non si ragiona più sul grande progetto a 2 anni o 1 anno, difficilmente si ragiona ancora con il progetto a 6 mesi, generalmente insomma ci sono progetti che devono partire nel giro anche sotto i 3 mesi, sono addirittura di 6, 7, 8 settimane, insomma. Quindi, e poi oggi fare un progetto, soprattutto i progetti di business, vuol dire coinvolgere fin dall'inizio tutte le aree aziendali interessate, spesso con i diretti responsabili all'inizio del progetto e poi con i loro delegati. E in un progetto di questo tipo di oggi è molto facile che le cose debbano essere modificate in corsa in maniera molto agile, e bisogna tenere presente che niente è definito per sempre, cioè una cosa che è stata definita settimana scorsa potrebbe essere superata dagli eventi o superata dalle necessità, superata dalle richieste del committente interno della propria azienda, perché arrivano altre priorità.
E quindi il modo più facile che oggi, comunque il modo con il quale oggi l'IT lavora più focalizzato, è rilasciare il prima possibile un blocco core al quale con versioni successive si possono aggiungere nuove funzionalità e miglioramenti. Cosa c'è bisogno quindi per procedere con queste metodologie? Intanto c'è bisogno di una maggiore disponibilità delle persone e di diversa estrazione a lavorare insieme. Non è solo una questione per capire meglio il linguaggio del business, ma di essere disposti a capire le ragioni dell'altro. Cioè, insomma, un conto è parlare la stessa lingua, un conto è anche mettersi un po' nella testa e intuire quali sono i messaggi nascosti dietro ad alcune richieste che magari il tuo interlocutore non riesce a verbalizzare. Poi c'è bisogno di una metodologia diversa che superi il vecchio modello, analisi dei prerequisiti, analisi funzionale, ma questo penso che le persone dell'IT l'abbiano vissuto, lo stiano vivendo sulla loro esperienza già da tempo, e oggi l'alternativa per andare oltre è rappresentata dalle metodologie agili. Poi c'è bisogno di un workflow di progetto che tenga sempre allineati tutti gli interessati per quella logica della comunicazione, della motivazione, della collaborazione tra tutte le persone che intervengono in un progetto che dicevamo prima, e di una tecnologia che metta facilmente a disposizione informazioni e documenti nell'ottica della collaborazione, della condivisione tra persone e ruoli diversi. Ecco, questo in due parole, molto brevemente, probabilmente in modo forse anche troppo banale, troppo semplicistico, è un po' lo scenario sul quale oggi proponiamo la giornata a cura di Atlassian e di SourceSense. Vediamo quindi brevemente l'agenda. Subito dopo di me appunto presenteremo attraverso una conversazione aperta sia a chi è Atlassian, chi è SourceSense e perché ritengono che oggi ci siano delle potenzialità nei nuovi strumenti di collaborazione proprio al fine di portare avanti i progetti in modo più agile e efficace ed efficiente. Dopodiché verso le 10 inizierà a questa conversazione aperta parteciperà Vlad Cavalcanti, expert partners manager di Atlassian, Pier Giorgio Lucci, partner manager di SourceSense, la modererò io naturalmente. Poi verso le 10 ci sarà l'intervento di Vlad Cavalcanti, che farà un'introduzione proprio approfondita su Atlassian, che è appunto come liberare le potenzialità di ogni team all'interno della propria organizzazione. Avremo poi un attimo di pausa con un coffee break. Passeremo poi verso le 11, grazie anche alla disponibilità, e qui lo ringraziamo, di Marco Boder, sistema ingegnere di Borsa Italiana, che credo sia arrivato. Sì, buongiorno. Non c'è l'ho detto, farà appunto change management in ambiente critico, quindi già un caso interessante. E poi vedremo come ultimo intervento tra le 11.45 e le 12.30 DevOps, via Atlassian Way, come accelerare l'operation. Naturalmente siamo aperti fin da subito a collezioni, provocazioni, opinioni anche discostanti dal pubblico per dibattere questi temi durante il giorno. Comunque poi ci sarà anche una fase di domande e risposte alla fine, e poi sempre in questa casa, in questa sala ci sarà appunto il nostro business manager. Quindi senza altri indugi direi di procedere alla conversazione aperta, e quindi invito qui al tavolo il relatore, come si dice, Vlad Cavalcanti di Atlassian. Grazie intanto di essere venuto e grazie della disponibilità, siete pure dove vuoi. E invito anche Pier Giorgio Lucci invece di SourceSense. Grazie Pier Giorgio. Ciao. Bene. Allora, intanto procediamo così. Bene. Allora, prendete pure quel microfono, poi ve lo passate. Intanto il primo aspetto è chi è SourceSense e come avete incontrato Atlassian. Penso che sia tu la persona più adatta per rispondere. Allora, buongiorno a tutti, sono Pier Giorgio Lucci, di parte del manager di SourceSense. Allora, SourceSense è un'azienda che diciamo, nasce dal gruppo Prometheus. Il gruppo Prometheus ha lanciato il brand SourceSense proprio per diciamo, dare il segnale di focalizzazione diciamo, in ambito di tecnologie open source. Il bagaglio di esperienze che è stato fatto diciamo, questi anni è stato principalmente su medie e grandi aziende, quindi non solo diciamo, sul territorio italiano, ma
riusciti a lavorare anche su progetti con diciamo, stili più ampi, quindi sei rapido diciamo, su mercati europei e asiatici. Quindi abbiamo sostanzialmente come se avessimo l'esperienza di una vera e propria piccola multinazionale. Quindi nasce con questa focalizzazione, soprattutto diciamo, in ambito open source, tipologia open source, in ambito enterprise e soprattutto sulle tecnologie nostre, diciamo, relative alle nostre partnership. Noi abbiamo un po', diciamo, siamo in continua, come dire, andiamo a scovare diciamo, le tecnologie più stabili in ambito enterprise proprio per soddisfare le esigenze sempre più critiche di diversi scenari che diciamo, i nostri clienti ci stanno proponendo. Quindi di fatto diciamo, il rapporto che è nato con, diciamo, con Atlassian è nato in via abbastanza naturale. Diciamo, la maggior parte delle persone diciamo, che sono coinvolte all'interno di SourceSense sono anche coinvolte diciamo, nelle comunità open source, quindi relative alle tecnologie che diciamo, proponiamo nella nostra diciamo, linea di offerta ai clienti. E diciamo, storicamente la suite diciamo, Atlassian è sempre stata la suite più diffusa in ambito open source proprio per la gestione diciamo, dei progetti. Quindi la suite Atlassian è un vero e proprio framework che ogni comunità open source che doveva diciamo, gestire i progetti ha adottato in maniera diciamo, naturale e quindi anche questo è stato diciamo, un primo rapporto con Atlassian. Quindi noi dentro le comunità open source Atlassian si è diffusa come suite anche perché diciamo, c'è stato un licensing diciamo, sotto questo punto di vista molto strategico per chi gestiva progetti open source e quindi alla fine è stato naturale diciamo, il rapporto che è venuto fuori. Molti di noi lavoravano già in open source e alla fine si è stretta una partnership dovuta non solo al fatto della partecipazione ai progetti open ma proprio al fatto che la suite touch ha una serie di diciamo, capabilities e diciamo, potenzialità che si possono diciamo, adattare con un effort abbastanza furbo, smart, su diversi ambiti, diciamo, anche quelli più critici, come poi vedremo oggi, e quindi per noi è stato naturale avviare questa partnership. Quindi le aree diciamo, su cui lavoriamo, quindi una delle aree forti su cui lavoriamo è proprio l'ambito della collaboration di Atlassian, per noi è un aspetto su cui abbiamo investito e soprattutto abbiamo un'esperienza molto importante in ambiti, diversi ambiti. Ok, poi questo tema dell'open source lo definiremo meglio durante la giornata perché Atlassian non è solo per le community open source, come appunto vedremo. Ecco, invece chi è Atlassian e quale valore vede nella partnership con SourceSense? Grazie, buongiorno a tutti, sono Blatka Malcanti di Atlassian. Innanzitutto, scusate per l'italiano, già parleremo del mio background culturale, ma adesso su Atlassian. Allora, per cominciare, Atlassian è un'azienda che è nata in Australia, vedremo sulla mia presentazione da pochi minuti più dei dettagli, ma è un'azienda veramente focalizzata su soluzioni per aiutare il mondo sviluppatore. È nata così, ad oggi abbiamo soluzioni al di là del mondo IT, come vedremo più tardi. È molto importante segnalare un aspetto di Atlassian che non siamo diciamo, un'impresa, un'azienda come altri fabbricanti di software, nel senso che non abbiamo una forza commerciale propria, non abbiamo una forza di consulenti, di servizi professionali, tutto quello. Quindi il nostro modello è concentrato su la fabbricazione del software, dei prodotti, e non vogliamo adentrare all'aspetto commerciale classico, diciamo, e neanche nei servizi professionali, consulenti, tutto quello. Ecco perché abbiamo bisogno di partner dedicati che chiamiamo expert, perché non sono semplicemente venditori di licenze, sono quelli partner che possono
fare interpretazioni, sviluppo speciale per il cliente, tutto il supporto, tutto quello che noi non vogliamo fare, perché ancora una volta vogliamo centrare sull'aspetto dei prodotti. Quindi SourceSense è per noi un partner chiave dentro il mercato italiano, perché è un'azienda che già viene una fiabilità, un'esperienza molto, molto larga con le tecnologie, e anche un aspetto importante per noi è che loro hanno anche un'esperienza da un mercato, diciamo, più maturo, un mercato che ha già adottato le soluzioni di Via dell'Assis tanti anni fa, nel mercato inglese. Quindi questa esperienza si apporta qui all'Italia e per noi è fondamentale. È una squadra molto forte a livello delle conoscenze, di skills dei nostri prodotti, con esperienza anche di implementazione da piccole, medie e grandi aziende. Quindi quello è importante. Noi lavoriamo molto insieme al partner, per esempio con iniziative come la giornata di oggi, di un evento, ma anche di visite a clienti importanti. Quindi, questo è un po' il modello di Atalassian e la relazione con SourceSense. Grazie. Beh, allora entriamo un po' nel vivo del tema. Allora, senza tutti i progetti oggi nelle aziende, diciamo così, un po' strutturate, progetti che possono essere progetti software, come questa, non so, la riconfigurazione di un processo di customer care, o un processo di vendita o di gestione operativa dell'azienda, coinvolgono nella loro definizione delle figure variegate, insomma, responsabili di area, responsabili di business interni all'azienda che provengono da aree diverse. Ecco, come si agevola la collaborazione tra persone che hanno anche linguaggi e culture diverse? Come si riesce? Prego. Allora, questa è una domanda molto interessante, perché soprattutto da noi, da Atlassian, valoriamo molto la diversità culturale, la diversità di esperienze, il nostro processo di selezioni di beneventi, valoriamo molto di più la diversità culturale che, per esempio, il fatto che non si parla bene l'inglese o di quello. Quindi crediamo che una diversità culturale dentro di un'azienda può essere molto, molto, molto importante per il successo di questa azienda. Quindi da noi come facciamo? Abbiamo naturalmente i nostri prodotti, le nostre soluzioni che permettono esattamente quello, la collaborazione, condividere di informazioni, di progetti tra diversi dipartimenti, diverse squadre e diversi paesi. Abbiamo, per esempio, dal nostro ufficio in Amsterdam, credo, se non mi sbaglio, più di 20 nazionalità diverse. Quindi per noi quello è fondamentale, perché abbiamo di opinioni diverse, di visioni diverse, di esperienze diverse, quindi in discussioni, in progetti, abbiamo tutta una ricchezza di opinioni che è molto importante. E questi strumenti, questi prodotti che vedremo più tardi, permettono una comunicazione molto più agile, molto più facile e produttiva. Sì, ci sono dei barriere di lingue, ma questo, quello è facilmente leggibile, si possiamo collaborare, si accettano un po' la diversità. Ecco, la nostra opinione, non so se sono. Sì, no, volevo solo aggiungere una cosa. Sicuramente, diciamo, la suite Atlassian, quindi ha un bagaglio di esperienze e applicazioni di casi diversi, quindi sostanzialmente diversi anche di, diciamo, è stata adattata la suite, quindi tutti questi anni di, come dire, esperienze e diciamo, casi di adozione della piattaforma, quindi ha fatto sì che già la piattaforma aveva e ha ancora un punto di vista della collaboration molto avanguardista, in più una serie di diciamo, adattamenti e nuove funzionalità che poi noi vediamo sul campo, che poi diciamo, se siamo noi in SourceSense che poi andiamo a realizzare i progetti, quindi andiamo ad adattare diciamo, ciò che è diciamo, fornito da Atlassian
sui diversi, diciamo, casi aziendali critici, no? Più o meno critici. Però già partendo dal punto di vista, diciamo, furbo, smart, quindi questo rende anche più facile tutta la parte di adozione, quindi la problematica non diventa più quasi tecnologica, ma grazie alla nostra esperienza di applicazione, di adozione, di adattamento della piattaforma sui differenti clienti, abbiamo visto come in tutti questi anni che abbiamo lavorato su questa software, siamo sempre riusciti a trovare un modo molto più furbo rispetto magari alle piattaforme che, diciamo, il cliente già aveva in casa, che magari si trovava le interfacce un po', diciamo così, rigide, ecco, magari con delle forme un po' intuitive, o comunque, diciamo, un modo di interazione, di collaborazione, quindi al di là della tipologia di processo, proprio semplicemente un modo con cui si può partire da un punto di vista differente, si adatta, già partendo da questo punto di vista differente, a un contesto specifico, magari anche facendo una, diciamo, una migrazione da un sistema preesistente. E già da lì, con, diciamo, un'attività iniziale, anche prototipale, si può già percepire soggettivamente, diciamo, il vantaggio di questa adozione della suite, sotto questo punto di vista. Okay. Bene, allora, andando in preparazione di questa giornata a leggere un po' di letteratura, poi ci siamo anche un po' confrontati, no? Naturalmente l'avete capito. E, si vede che c'è una tendenza abbastanza interessante, no? Che questi strumenti, questi progetti, non vengono solo ormai utilizzati soltanto strettamente per fare dei progetti team, ma vengono anche sempre più, proprio perché offrono metodologie, funzionalità interessanti, anche per fare altri progetti, dove l'IT è soltanto una parte magari un po' più esecutiva, no? oppure adesso non so se è il caso di dire che vengono utilizzati in N modi diversi, in N progetti diversi, però insomma sta uscendo questa cultura della collaborazione e della condivisione della comunicazione, sta portando, uscendo un po' dallo stretto ambito dell'IT, no? Ecco. Quindi in che modo questi strumenti applicati in diversi contesti aziendali, possono essere il marketing, le vendite, le HR, i processi amministrativi, accelerano i fattori determinanti del successo del business? Allora sì, abbiamo identificato che tutte le metodologie di sviluppo del software, che ancora una volta siamo nati per fornire delle soluzioni per i sviluppatori del software, ma abbiamo identificato che tutte queste metodologie sono anche utilizzate da altri departamenti aziendali. Sicuramente meno tecnologico, meno tecnico che dentro dell'ambito di sviluppo del software, ma la stessa metodologia, lo stesso successo che hanno fatto insieme alle squadre di sviluppo del software, sono utilizzati anche. Quindi abbiamo identificato anche che i nostri prodotti, i nostri strumenti che erano da principio utilizzati quasi esclusivamente da un team di sviluppo del software, erano anche utilizzati per HR, marketing, finanza, tutto quello. Quindi abbiamo adattato i prodotti per l'ambito dell'azienda, per permettere di essere più agile, più produttivi, più competitivi, e anche fare quel collegamento tra lo sviluppo di IT e l'altro. Credo che tutti noi sappiamo che tanti anni fa il mondo IT e gli altri dipartimenti dell'azienda erano un mondo totalmente a parte. Adesso, ad oggi, vediamo che già è molto più collegato, molto più insieme che si lavorano. Quindi, ancora una volta, i nostri prodotti sono utilizzati per permettere questo collegamento, questa collaborazione, per essere più anche più produttivi. Abbiamo parlato di, diciamo, suite, quindi di prodotti. Diciamo, vorrei introdurre un due concetti, più che prodotti, diciamo, la suite Atlassian, è, diciamo, più orientata anche a concetti di framework, quindi è costruita la suite proprio per essere adattata, quindi qualsiasi adattamento che viene fatto, quindi dalla logistica, la gestione di un progetto software,
o la gestione di progetti aziendali non viene fatto andando a stravolgere, diciamo, i componenti della suite, ma semplicemente a o configurare o ad adattare. Quindi nasce proprio con il concetto di adattabilità. Ecco, questo è un messaggio ulteriore che voglio dare. Quindi non si va a stravolgere la piattaforma, ma la si adatta. Okay, quindi parte della suite è un prodotto, ma con ampio raggio di estendibilità proprio fornito da Atlassian e che permette ai partner di poterlo estendere in modo naturale, senza stravolgere la piattaforma, quindi lasciarla esercibile, stabile e quindi, diciamo, adattabile in modo naturale, senza, diciamo, senza problematiche in corso. Come i diversi benefici delle soluzioni sviluppate dagli strumenti Atlassian vengono tracciati, misurati e controllati dal cliente? Sì, è quello che è esattamente come ha detto Giorgio, l'idea della soluzione è che si può adattare alle esigenze dei clienti, alla realtà dei progetti. Allora, come facciamo per tracciare, per analizzare tutto quello? E, ancora una volta, queste soluzioni si possono adattare a fare dei rapporti, di permettere a un sviluppatore o il QA manager o un CEO o tutti quegli attori dentro di una azienda di misurare quelli risultati del progetto. Quindi è abbastanza customizzabile, se c'è una parola così, è abbastanza adattabile alle esigenze dell'azienda. Quindi ci sono tanti casi diversi dove si può tracciare il risultato, si può misurare se il progetto è fatto bene o no, se devono ricominciare tutto quello, ma quello sarà un aspetto più tecnico. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa. Allora, sì, diciamo che la suite di per sé già ha dei meccanismi per poter, diciamo, controllare gli obiettivi che si vanno a, diciamo, ad adattare alla piattaforma, per monitorare un po', diciamo, l'andamento del business, che chi ha in azienda, se si raggiungono degli obiettivi specifici oppure anche di reportistica. Quindi si possono creare, diciamo, delle dashboard molto, molto furbe che permettono di tenere, diciamo, sott'occhio le diverse, diciamo, i diversi punti di vista, no, che riguardano proprio l'obiettivo del proprio core business. No? E quindi attraverso l'adattamento di queste, diciamo, scrivanie, di queste dashboard virtuali, che si possono avere anche più di una, quindi è possibile andare, diciamo, a evidenziare, avere una screenshot, quindi avere una snapshot in un certo ambito, anche con tutti i dati relativi ad esempio alla reportistica, quindi andando a tracciare anche un andamento storico, no? E eventualmente a fare anche delle analisi, diciamo, predittive, volendo, quindi a seconda ovviamente dell'ambito di adattamento che si sta andando a fare. Quindi la suite già, diciamo, è facilmente, diciamo, adattabile anche sotto questo punto di vista, quindi nel monitoraggio e eventualmente anche nella creazione di un sistema di alert che possa poi tenere, diciamo, in riga l'andamento di un progetto, di business e quant'altro. Bene, grazie per questa prima fase della giornata, un applauso ai nostri interlocutori. Forse un po' presto, però naturalmente siamo fin da adesso disponibili a ricevere vostre domande, curiosità, opinioni, a confrontarci. Comunque, grazie per Giorgio, per adesso ti chiedo ci rivedremo più tardi. Lascio invece la parola appunto a Vlad, che procederà. Grazie. Allora, come dicevo,
Voglio presentarmi perché normalmente comincio queste presentazioni con due informazioni che sono domande ricorrenti. Una è il mio nome e l'altra è il ruolo dentro di Atlassian. Quindi cominciamo con il nome, Vlad Cavalcanti, tu mi mandavi una Vlad, è veramente un... come tutti mi chiamano, ma il mio nome è Vladimir Cavalcanti, quindi la gente mi domanda se sono russo oppure se sono italiano, perché Cavalcanti è un italiano, ma... No, sono veramente brasiliano, quindi è ovvio. E l'altra domanda è expert manager, ma cosa vuol dire? Quindi ho già spiegato un po' che chiamiamo il nostro partner expert, quindi io sono responsabile per lo sviluppo del negozio a partire del modello di Atlassian che è insieme al partner. Quindi questo è il nome. Allora, parliamo dei brasiliani, quindi è naturale che da noi chiamano un paese del calcio. Io anche sono un appassionato del calcio. Comunque adesso il calcio in Brasile non va troppo bene, ma perché vi racconto quello? Perché allora questa passione del calcio era molto, molto forte da me, ma io era fortissimo come un giocatore di calcio, non intendevo giocare, quindi io giocavo con un'altra cosa, un football di mesa, come si chiama in Brasile, o football di bottoni, non lo so se qui in Italia conosciuto, sì, conosciuto, cioè, ci sono dei paesi che guardano questo, come si chiama quello. Allora, quello è un aspetto interessante che volevo ricominciare la discussione della presentazione, che dagli anni 70 giocavamo con queste cose, ma ad oggi giocavamo con altre tecnologie, da Wii o la PlayStation, l'Xbox e tutto quello. Ma cosa ha cambiato nel momento tra questo e questo? E la risposta viene di una frase celebre di Mark Andreessen di HP, che ha detto già tanti anni fa che il software si sta mangiando il mondo, software is eating the world. E questo è vero, perché se ci pensiamo, tutte le aziende ad oggi, tutta la gente, tutte individualmente come i processi aziendali, dipendono del software. Il software è ovunque. Quindi non possiamo mai vivere senza il nostro telefonino, senza delle applicazioni e tutto quello. Quindi il software è molto importante. E ecco perché voglio presentare Atlassian, perché esattamente da questo ambito, da questo processo, noi vogliamo portare le soluzioni di miglioramento dei processi per tutta la gente che utilizza o sviluppa o dipende di software. Per presentare, quindi è un'azienda australiana che è nata nel 2002 da due fondatori australiani che hanno cominciato un prodotto che si chiama Jira come un'alternativa a un open source che si chiamava Bugzilla. Quindi l'idea era offrire al mercato un prodotto meglio, con più caratteristiche, più funzionalità, ad un prezzo molto, molto basso, quindi per permettere a tutti di utilizzare. Non è esattamente un open source, ma è abbiamo creato, se vogliamo, un spazio fra il mondo tradizionale del software enterprise e il mondo di open source. Quindi abbiamo cominciato con due fondatori. Quando io ho cominciato a lavorare con Atlassian 4 anni fa erano 450 dipendenti, adesso siamo più di 1500, questo slide deve essere aggiornato. Quindi abbiamo cresciuto molto, abbiamo già gli uffici in tanti paesi, ma è anche un aspetto importante, come dicevo avanti, sull'aspetto multiculturale e tutto quello. Siamo molto fieri della cultura che abbiamo costruito da Atlassian e abbiamo stati riconosciuti come Great Place to Work. Siamo il numero uno in Australia già tanti anni e numero 7 in Stati Uniti, e adesso a Olanda, dove lavoro io, quest'anno abbiamo vinto il Best Place to Work
di Olanda. Quindi siamo abbastanza contenti, credo che è un aspetto importante di condividere con voi della cultura dell'azienda. Allora, la missione è liberare il potenziale da ogni squadra, da ogni team dell'azienda. Quindi ancora una volta di permettere di essere più produttivi, più agili, più competitivi anche in tutti i progetti. Come dicevo avanti dalla frase di Mark Andreessen, il software è ovunque. Qualsiasi azienda, non importa piccoli, grandi, non importa il negozio, la linea del negozio, si appoggiano sul software. Per esempio una fabbrica di scarpe come Nike, si dice che 30% del dipendente sono sviluppatori del software ad oggi, quindi non solamente per tutte le campagne di marketing, del website, ma anche per le scarpe stesse che già portano degli elementi di tracciato e tutto quello. Un'azienda di pizza, Domino's Pizza, allora Domino's Pizza qui in Italia è quasi un peccato, no? Ma è un'azienda americana e dipendono anche del software per fare tutti i delivery e tutto quello. Un aspetto che è anche un'aneddota interessante che ho sentito, che si dice che le macchine ad oggi sono già, ci sono più di linee di codice di software in una macchina che il Facebook e LinkedIn insieme. Quindi se ci pensiamo, il software è veramente ovunque. E come dicevano avanti, tutti quei processi di sviluppo di software, le metodologie, hanno passato del mondo del software a essere utilizzato anche da altri dipartimenti dell'azienda. Quindi la stessa metodologia è stata utilizzata anche da HR, support, marketing, legal, finance. E quello abbiamo visto noi nell'utilizzo della nostra soluzione, soprattutto Jira, Confluence, che avanti era quasi esclusivamente utilizzato nel sviluppo del software. Adesso incontriamo anche su IT, sul supporto e tutto quello. Ecco perché abbiamo permesso di fare un'adattazione della nostra soluzione per essere più adattabile a questi dipartimenti. E tutti i dipartimenti hanno più o meno le stesse problemi, un eccesso di informazione che si deve gestire, le cose che cambiano molto rapidamente, molto presto, molto agile. Abbiamo tanti gadgets da gestire, non solamente come tanti anni fa una macchina di scrivere o i vetri, ma adesso abbiamo tanti ordinatori, telefonini e tutto quello. E per ultimo, le forze distribuite, molto spesso abbiamo dei teams che facciano progetti qui in Italia, Stati Uniti, in Spagna, ovunque. Quindi è una complessità che si deve gestire. Allora, cosa facciamo? Cosa permettono le nostre soluzioni? Per fare un summary, basicamente aiutano le aziende a organizzare il lavoro, d'accordo? A discutere, a condividere, a collaborare insieme e anche a fare il rilascio, a completare quei progetti. Non ci occupano loro qui esclusivamente o individualmente del prodotto Atlassian, ma solamente per darvi una idea del nome dei prodotti, e ancora una volta tutti questi prodotti, tutte queste soluzioni permettono l'organizzazione, la discussione o la collaborazione e completare quei progetti. Ma se prendiamo dei diversi attori, dei diversi dipartimenti dentro di un'azienda, sì, possiamo fare una separazione tra il mondo del software, l'IT e il business. Cosa vediamo? Cosa possiamo fare con questa soluzione per quelle teams? Allora, se cominciamo con il team del software, per esempio, permettiamo fare tutte le pianificazioni e il tracciato dei progetti.
con Girasi, o non lo so se voi già conoscete Gira, quante persone conoscono, utilizzano Gira qui? Ah, no, abbastanza, quindi già avremo un'idea di chi possiamo fare tutta la qualificazione tra e anche il rilascio dei progetti, e possiamo fare la collaborazione e la documentazione di questo progetto. Quello è molto importante, perché ancora una volta ci sono dei attori che sono da località diverse, tutto quello. E una automation deploy, magari devo mettere alcune parole in inglese perché non so esattamente come si dice quello in italiano. Quello per il mondo di sviluppo di software, per le teams di sviluppo di software. Invece, per le tutte IT che sono molto importanti a livello di supporto ad altri departamenti, per esempio, io ho bisogno di una nuova versione del software, o ho bisogno di un keyboard, di un mouse, tutto quello sono gestioni che è il mondo di IT dove fare per noi. Nostre soluzioni sono nate per permettere una gestione di queste request più facile, più intuitive da loro. Quindi, e anche fare una document knowledge. Cosa vuol dire? Per esempio, se io ho bisogno di un supporto, vado al portale, comincio a scrivere la domanda che ho, la necessità che ho. Al lato diritto mi appare un listino di possibili risposte, perché magari qualcuno ha già fatto quella domanda, quella richiesta, ha già stato risolta, e possiamo già non c'è bisogno di creare un ticket per quello. Tutto quello è fatto insieme alle soluzioni, possono essere adattati in differenti linguaggi, differenti look and feel e tutto quello. D'accordo. E per ultimo, il team del business, che hanno una necessità totalmente diversa. Non parliamo qui di un aspetto troppo tecnico, tecnologico, ma più di report, di informazione, di approvazione, di organizzazione di come comincia un progetto, e anche una visibilità più alta, dove si può vedere come stanno le stato dei progetti. E un aspetto molto molto importante per noi, anche dentro di Atlassian, è mitigare l'utilizzo di emails, perché l'email, ho parlato con il mio collega del social, mi ha detto che ti ho mandato un'email e non mi ha risposto. Ovviamente ci sono mille di email che vi ricevono, quindi con un processo più agile di ticketing del portale possiamo rispondere molto più agilmente che con email. Quindi un'altra cosa molto importante che devo segnalare qui è tutte le comunità, le community che abbiamo insieme a Atlassian. Abbiamo una piattaforma che si chiama Marketplace, quindi qualsiasi sviluppatore può creare un add-on per i nostri prodotti, creando una funzionalità che non abbiamo nel prodotto native. Quindi ci sono già più di 2000 add-ons sul Marketplace. Se c'è una funzionalità che avete bisogno e non abbiamo adesso nel nostro prodotto, ci sono basicamente due maniere. Una dal expert, che può creare una customizzazione su quello, o se già esiste un add-on sul mercato, si possono utilizzare. Questi add-on sono certificato da Atlassian, il supporto è verificato, e quello li abbiamo già, come ho detto, più di 2000 add-on sul mercato. Allora, perché Atlassian così? È un'azienda particolare, veramente, e tutte le nostre soluzioni sono costruite per teams, per squadre, per essere adattabili, essere customizzabili, e fare un'integrazione sui processi, sulle tecnologie esistenti. Se voi avete già le tecnologie, non c'è bisogno di cambiare, possiamo integrare con queste tecnologie facilmente.
E non è un'azienda tradizionale, come ho detto avanti, non abbiamo forza commerciale o dei servizi professionali, invece abbiamo un modello molto trasparente dove si trovano tutte le informazioni sul nostro website e lavoriamo con le partner. Quindi per noi la parola team è molto importante, è così importante che per esempio siamo già nella borsa di Nasdaq con il ticket team, non Atlassian o qualcosa, ma team, perché per noi è molto molto importante. Abbiamo tanti clienti nel mondo, più di 50.000 clienti nel mondo. E vi do qualche esempio. Un esempio del quale siamo molto fieri è Tesla. Tesla ha innovato nel mondo automobilistico con le macchine belle e elettriche e tutto quello. Tesla utilizza praticamente tutta la suite di Atlassian, dal design, delle campagne di marketing, fino al sviluppo del software interno della macchina e tutte le tecnologie si appoggiano sulle nostre tecnologie. C'è una pellicola, un film sul nostro website, su Tesla, che è molto interessante, vi invito a guardare. Un altro esempio è un giornale molto importante nel mondo in Inghilterra, che è The Telegraph, che utilizza soprattutto la nostra Jira Service Desk, che abbiamo di più, per gestire tutte le request del mondo di IT, come dicevo avanti, e permettere una disminuzione, se può dire così, dell'utilizzo di email. Quindi per loro è molto importante. Splunk, l'azienda di data, Big Data, hanno fatto una migrazione dal punto di SVN al Git con il nostro prodotto anche. Quel code.org è una, non so se qui è conosciuta in Italia, per me è molto importante perché mi ha permesso a mio figlio, che è un affezionato dei giochi digitali, come quelli del calcio e tutto, per conoscere un poco i fondamenti di sviluppo del software. Con questa piattaforma i bambini possono avere un primo contatto con come si costruisce un'applicazione basica di software. E loro hanno sviluppato questa piattaforma con queste soluzioni. Anche questa azienda tecnologica australiana per la gente che c'è difficoltà di audizioni, hanno creato prodotti eccellenti con i nostri prodotti. E Sotheby's era, come si dice, auction in italiano? Utilizzano soprattutto anche il GSS Desk per fare tutta la gestione di pieze di arte che devono essere inviate ad altri paesi, quali siano stati comprati o no. Quindi hanno agilizzato molto tutto il processo con le nostre soluzioni. E per ultimo, Twitter, che c'è un caso molto interessante. Twitter, che diciamo è un'azienda molto innovativa, ma avevano un problema molto, molto, molto grosso, che era l'utilizzo di email, che era già non era gestionabile. Con l'adozione delle nostre soluzioni hanno permesso quello di fare una mitigazione dell'utilizzo di email fortemente, e hanno stato molto più agili, più produttivi. D'accordo, finisco con solamente un pensiero, un'opinione in più, tornando al discorso di teams o individui. Io credo che la nostra cultura in generale abbiamo bisogno di mettere una persona come il leader o il vincitore o quella persona che è veramente il responsabile per quella. Il successo interessante. Abbiamo tanti esempi, come per esempio Walt Disney, che tutti conoscono, e
ci pensiamo a Walt Disney, tutti i film, tutte le come si dice, sì, entertainment, tutto quello, ma dimentichiamo spesso che c'è e c'è ancora nell'azienda tutta una squadra che appoggia, che permettono di fare quello. E lo stesso, se andiamo al mondo del sport, Michael Jordan, se vediamo sempre Michael Jordan è un eccellente ingegno, vero, ma senza la squadra che giocava con lui, probabilmente non sarà molto. E per ultimo, il nostro leader di questi tempi, no? Il creatore di molte delle tecnologie che utilizziamo, è Steve Jobs, che parliamo di Steve Jobs sempre, ma c'era una squadra con lui che era molto importante. Ecco perché pensiamo che non è veramente un individuo, ma il team, la squadra che è importante. E quello questo aspetto che vogliamo fare con Atlassian insieme alle nostre soluzioni per permettere di liberare il potenziale di tutte le squadre. Come ultima cosa, voglio dire, un po' presto, ma la settimana prossima abbiamo a Barcellona il nostro Atlas Camp, un evento che è già sold out, è molto, molto conosciuto. Magari per il prossimo anno potete pensare di ci andare. È un evento più tecnico, soprattutto per gli sviluppatori di add-ons, dove annunziamo le ultime tecnologie, le ultime tendenze, il roadmap di Atlassian. E in ottobre abbiamo il nostro grosso evento annuale a San José, California, che è la Atlassian Summit. Quindi, fermo qui, vi ringrazio, abbiamo credo un coffee break, se ci sono delle domande, se vuole parlare, sono disponibili. Sì, direi che magari, se, visto che abbiamo 5 minuti, possiamo raccogliere delle domande dal pubblico, se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a Marti, iniziare a approfondire. Ma io magari per un po' di ghiaccio, tu hai accennato al discorso dell'integrazione con le tecnologie esistenti e poi magari approfondire un po' meglio questo aspetto, perché è importante, nel mondo di molte aziende la protezione degli investimenti fatti in passato è un punto importante, no? Quindi se sì. Puoi dire qualche parola. Sì, magari sarebbe importante anche l'opinione di Soul Sense, che è davvero più tecnico, io non sono tecnico, ma l'integrazione in principio, perché abbiamo un API molto aperto, ossia si può fare di integrazione, di customizzazione con processi esistenti, con tecnologie esistenti. Ci sono anche add-ons che fanno un collegamento di, per esempio, Salesforce con Jira o con Confluence. Ci sono tante possibilità. Ci sono ad esempi di aziende che hanno fatto già quelle integrazioni, non dico mai che è possibile sempre, ma molto spesso non ci sono grossi problemi. Non so se Giorgio l'Italia c'è un qualcosa di operare in questo senso con le integrazioni? Sì, no, allora sicuramente la suite è fatta da diversi componenti, quindi l'API è stata creata da Atlassian in modo molto turco, ovviamente dal punto di vista, come già ho detto, diverso, quindi in differenti ambiti, quindi sia se si parla di knowledge management, wiki, issue tracking, comunque tutto ciò che riguarda ad esempio la reportistica dei case, sta facendo un sistema di case management, quindi si può interfacciare con sistemi che attualmente sono l'azienda, sia sistemi basati magari su piattaforme legacy, prettamente magari relazionali, quindi si può facilmente, quindi c'è da un database, quindi dall'AS400, il B2 per intenderci, fino a sistemi di differente tipologia, quindi è facilmente estendibile, quindi si possono realizzare dei connettori che vanno direttamente sui sistemi, quindi si vanno a realizzare delle integrazioni ad hoc per i casi del business o del dominio di interesse che bisogna integrare, adattare o addirittura migrare. Quindi si può in quel caso eseguire una
procedurina che va a poi a generare dal vecchio punto di vista, diciamo, di gestione del caso al nuovo punto di vista di Atlassian, quindi andando però a progettarlo in maniera a quattro mani insieme con il cliente. Ovviamente è la prima cosa che facciamo noi, è l'assessment iniziale, dove andiamo a capire, a guidare, diciamo, il cliente su una strada che ovviamente non stravolge il punto di vista di Atlassian, ma portiamo il cliente ad adottare la soluzione nel modo corretto, senza stravolgere la soluzione, rimanendo ovviamente i vincoli di funzionali e soprattutto relativi agli obiettivi che il cliente si sta in maniera naturale, prototipare. Quindi noi tipicamente approcciamo ai progetti in un modo molto, diciamo, agile, nel senso con sprint di sviluppo settimanali o bisettimanali, che permettono facilmente poi di aggiustare il tiro, quindi coinvolgiamo praticamente i clienti nel dare feedback sui rilasci, sulle milestone che facciamo, e questo praticamente evita di che il cliente si ritrovi una soluzione che ha in mano che magari, come dire, a causa di comunicazioni errate o mancanti, si ritrova una soluzione che non fa, diciamo, oppure non compie pienamente, no, tutto quello che si era pensato all'inizio. Okay? Quindi coinvolgere anche, diciamo, stesso in questa operazione, e lo andiamo a portare, a guidare l'adozione in questo caso della suite di Atlassian in un modo molto naturale, senza, diciamo, portare sorprese finali, che poi ovviamente nell'approccio, no, diciamo, legacy si possono avere tutte sorprese. In questo modo tipicamente non si hanno tutte sorprese, la soluzione è facilmente integrabile e un API è abbastanza fuori buon senso per realizzare questo tipo di piattaforme. Vuole un punto di vista differente rispetto a quello magari di altre piattaforme che magari sono attualmente sul mercato, ma quando poi si vuole approcciare un cambiamento, una nuova integrazione, si fa un po' fatica, e magari anche prendendo magari servizi di consulenza specifici ci si ritrova magari con un risultato che non abbiamo. In questo caso la piattaforma è veramente adattabile e noi, insomma, abbiamo diversi casi, sia piattaforme integrazioni su piattaforme vecchie, nuove, quindi anche quelle più vecchie di quelle che potenziali si possono integrare. Ecco, per estensione, diamo uno sguardo invece un po' agli scenari dei prossimi tempi, o comunque che si stanno sviluppando anche in Italia, no? Ecco, questo concetto di integrazione nel rapporto col cloud, il cloud è un grande tema che sta iniziando anche a partire in Italia, ecco, come viene gestito, come viene implementato, sia in Atlassian, sia in Atlassian, naturalmente, sì. Sia nelle vostre esperienze, se avete già avuto qualcosa di sì, questo tipo. Sì, con la parola. Quello è un aspetto molto importante, il cloud e il server. Noi ad Atlassian siamo molto impegnati in sviluppare la parte di cloud. Abbiamo già tutta un'offerta, le nostre soluzioni sono disponibili basicamente sul cloud, sul server, ossia scaricabili, o su una piattaforma più di enterprise, che è il data center, che è più scalabile tutto quello. E il cloud è un aspetto molto importante, abbiamo già dedicato tutta una squadra specifica per sviluppare di più nostre soluzioni sulle cloud. Ci sono ancora delle limitazioni di customizzazione, per esempio. La stessa customizzazione che si può fare da un modello di scarico, da un modello server, non è lo stesso che si può fare da cloud. Invece siamo già impegnati in costruire una tecnologia del Connect che va a essere annunciata sulle LatAscam, che permette allo sviluppatore di add-on di fare di customizzazione su quelle add-on nella nostra piattaforma cloud. E ancora ci prenderemo anche d'altri sviluppi, d'altri miglioramenti sulla offerta di cloud. Vostra esperienza qui in Italia, non solo l'adattazione di cloud con rispetto al modello di server, behind the firewall, come è? Sì, allora, come giustamente ho trovato, quindi lato suite Atlassian ha un componente che è Connect, su cui sta investendo, appunto, proprio per fare in modo di avere una piattaforma, diciamo, disponibile sul servizio, quindi una vera e propria piattaforma SaaS che verrà, diciamo, poi resa adattabile per i propri clienti. Quello che diciamo, noi già, diciamo, facciamo da diverso tempo, a
appunto è quello di utilizzare un approccio di integrazione un pochino più furbo, quello che poi vedrete anche successivamente con la demo DevOps, quindi in maniera tale che un'azienda potrebbe anche non avere un'infrastruttura interna, diciamo, dedicata alla gestione del proprio software o comunque dei propri progetti, quindi noi ci prendiamo carico di tutto il servizio end-to-end attraverso anche una modalità di orchestrazione e di delivery dei progetti, quindi su macchine nostre, attraverso un approccio di DevOps. Quindi in questo caso addirittura c'è il servizio SaaS di Atlassian che può essere integrato nella Furba, oppure attraverso le tecnologie DevOps, quindi è possibile andare a evitare che i nostri clienti debbano investire un'infrastruttura loro, quindi possono affidarsi a una piattaforma fornita da noi, su cui noi poi andiamo a operare con delle console condivise di amministrazione degli ambienti e permettere ad esempio la manutenzione dei sistemi, l'aggiornamento dei pacchetti e quant'altro in maniera molto furba e smart, quindi risparmiando costi, quindi risparmiando soldi, tempo per i nostri clienti, quindi ci affidano interamente la gestione ad esempio di un ambiente. Bene, se non ci sono domande dal pubblico, diciamo signore, porta il microfono così ci dice anche chi è. Sono Francesco Candiasa di Setta Gengiale. Molto interessanti le case history internazionali, ne avete anche di italiane che potete raccontarci? Una. Sì, allora sicuramente subito dopo c'è Marco Broder che ci fa appunto uno scenario di uno di questi adattamenti, e da lì poi possiamo anche sviscerare altre case history, perché sarebbe più opportuno farlo dopo. Ok. Va bene, possiamo concederci una pausa. Grazie per adesso e ci vediamo qui appunto per le... Prego, grazie mille per essere qui. Grazie a voi e grazie a Bassi per tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme a loro e anche per questa presentazione. Allora, prima di tutto mi sento di condividere con voi che utilizzando questo tipo di prodotto sicuramente abbiamo tutti l'esigenza di facilitare le attività che abbiamo fatto all'interno della nostra azienda. Aziendali per le svariate motivazioni. Possono essere auditing, che è una delle cose più importanti, altrimenti le attività non tracciate non vengono prese in considerazione. La misurazione degli SLAM, dei livelli di servizio, la misurazione anche dell'accounting, perché in base a quanto lavoro riesco a soddisfare con un team o più team e quanto meglio riesco a documentare quanto effort ho bisogno per fare per soddisfare determinate attività è un punto molto importante, oppure anche come semplicemente come knowledge base, ovvero tutte le richieste che entrano dentro un sistema che vengono soddisfatte possono essere riutilizzate in futuro per essere magari rieseguiti da un'altra persona. Io spesso e volentieri quando io mi occupo dei sistemi informatici relativi ai mercati, sia dal punto di vista sistemistico sia dal punto di vista applicativo. Quando ho un problema, la prima cosa che vado a fare è vado a cercare sul sistema se questo problema è già detectato, se magari non lo ricordo già. Spesso e volentieri, direi almeno 6 volte su 10, il problema o qualcosa che mi aiuta ad identificare di nuovo quel problema lo trovo. Ed eventualmente, ovviamente, trovo anche la causa, come è stato risolto in precedenza, o eventualmente, nel qualora fossi sfortunato,
ne apro un altro, ticket, così almeno posso seguire tutto l'iter. A questo punto ho anche un piccolo esempio su come, diciamo, abbiamo cercato di identificare il perché l'utilizzo del progetto di Jira, come all'inizio noi, anche noi all'interno di Borsa Italiana e di London Stock Exchange, veniva utilizzata esclusivamente come sviluppo software. Quindi il progetto aveva una sua vita più o meno ristretta o più o meno lunga e basta, finiva lì. Poi dopo, quando questo progetto andava in produzione, veniva seguito con altri software o con più addirittura software, che è la cosa peggiore. A questo punto ho trovato questo esempio qua, un telefonino nato per telefonare e mandare sms, no? E a questo punto mi sento di chiedervi: con questo oggetto potremmo prenotare un ristorante? La risposta è certamente sì. Perché? Prendiamo il telefono, facciamo il numero, chiamiamo, però questo possiamo farlo a patto che abbiamo già scelto dove andare a mangiare e conosciamo il numero di telefono del ristorante. Invece, se vi chiedessi con questo oggetto possiamo scegliere un ristorante, allora la risposta è decisamente no, perché non abbiamo gli elementi, ma non cominciamo a fare numeri a caso per poter identificare un ristorante. Invece con questo, dopo l'evoluzione tecnologica che hanno avuto i telefonini, sono state introdotte nuove funzionalità e quindi sono, diciamo, sorte nuove esigenze. E la parola esigenza è proprio quella sulla quale noi ci siamo focalizzati, perché sono le esigenze degli utenti che ci permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali. Se noi soddisfiamo le esigenze degli utenti, allora riusciamo a veicolare tutte le esigenze aziendali, quali ad esempio il tracciamento di tutte le attività. Poi vedremo in seguito nella presentazione diciamo alcuni aspetti di questa cosa. Dopo un'analisi interna abbiamo identificato delle aree di miglioramento. Allora, la prima è la creazione difficoltosa di una richiesta a causa di un modulo complicato ma macchinoso. E chi conosce altri strumenti di issue tracking, di cui non faccio il nome, ma ovviamente tutti ne siamo a conoscenza, sappiamo magari anche a chi possiamo riferirci, la gestione di un ticket con uno scarso o un errato dettaglio di informazioni che può derivare dalla precedente, e la creazione di una richiesta destrutturata quando si utilizzano addirittura più strumenti all'interno dell'azienda per perseguire uno stesso scopo. Allora, le prime due sono, cioè, creano una frustrazione sia in chi crea il ticket che in chi lo deve gestire. Perché al momento della creazione, se io ho un form tipo quello da compilare con milioni di campi, che magari sono anche mandatori, l'utente cercherà sicuramente di trovare delle scorciatoie per inserire dei valori che non sono corretti, piuttosto che addirittura può capitare che qualche volta qualcuno dica: vabbè, questa attività non chiedo di farla perché sennò devo aprire il ticket, devo seguire tutto un iter troppo lungo e laborioso e per me non è così importante, e ciò è sbagliato. Invece la soluzione per entrambe queste due prime cose è, diciamo, molto semplice, almeno noi l'abbiamo riscontrata molto semplice utilizzando questo prodotto, Jira, e abbiamo creato un form. Questo qui c'è solo un esempio di una delle issue type che noi utilizziamo, ovviamente io mi sto focalizzando sulla parte information technology di cui posso rendervi partecipi, perché altri aspetti come quelli che avevano menzionato Vlad e sempre Giorgio non li abbiamo ancora visti, però sarebbero interessanti comunque da valutare. Abbiamo creato un form dove al momento della creazione del ticket, o comunque lasciatemi dire in quello stato, perché
quando io vengo a conoscenza di un ticket posso essere il creatore, quindi nel momento in cui lo creo, oppure posso essere uno di quelli che deve aggiungere delle informazioni per poi dopo magari passarla a qualcun altro, come posso essere l'esecutore di una fix per poterlo chiudere, o comunque altri aspetti del workflow. Comunque, nello stato in cui si trova ed è assegnato a me, ci deve essere lo stretto necessario numero di campi affinché io possa, diciamo, completare la mia fase. Non ce ne devono essere in eccesso, altrimenti il processo perde di efficacia. Per quanto riguarda invece le richieste destrutturate, abbiamo, diciamo, siamo andati, diciamo, un pochettino oltre, perché abbiamo riscontrato che dopo l'acquisizione di un'altra società, nella fattispecie Fuzzi, che è la società che si occupa degli indici, loro utilizzavano un altro strumento di tracking, sia per il change management sia per l'issue tracking. A questo punto abbiamo dovuto fare sinergia e portare loro all'interno dei nostri sistemi. Noi già utilizzavamo Jira. A quel punto necessariamente è sorta l'esigenza di fare anche change management con Jira, perché abbiamo bisogno di migrare la loro infrastruttura verso la nostra senza destrutturarla, senza utilizzare un altro sistema di change management, perché anche noi all'interno di voi italiani LSEC abbiamo comunque altri strumenti. Però la nostra idea, l'obiettivo quantomeno sarebbe quello di portarli tutti sullo stesso strumento, che dà dei benefici veramente immensi. Ho portato l'esempio dell'ufficio Anagrafe perché diciamo che chiunque può benissimo immaginare quali sono le difficoltà nel richiedere uno strumento che imponga, diciamo, determinate visite a determinati uffici statali per perseguire uno scopo. Nel senso, devo fare un determinato documento, un po' come le 12 fatiche di Asterix e Obelix, mi spediscono in giro per il comune, lascio passare il 38 e vari documenti in giro per il comune, che quando va bene si risolvono magari anche in una giornata, altrimenti la cosa diventa molto più lunga. A questo punto abbiamo, assieme a SureSense, sviluppato una serie di funzionalità in modo, direi, abbastanza semplice, nel senso che siamo partiti, come dicevo prima, dagli utenti. Di che cosa hanno bisogno gli utenti, che cosa hanno bisogno di fare e come possiamo aiutarli per ridurre al minimo il loro sforzo nel raggiungimento dell'obiettivo. All'interno della nostra azienda abbiamo trovato comunque anche persone che ci hanno detto che erano anche disposte a cambiare il loro modo di lavorare affinché il workflow che noi gli proponevamo semplificasse tutto il processo. Questa è una cosa, diciamo, abbastanza importante. A quel punto mi focalizzerei un attimino sul discorso del change management, perché è quello, diciamo, prettamente nuovo per noi. Quindi abbiamo creato di volto una funzionalità di collaborazione sui dei, che è quello che fa, è quello che deve fare uno strumento di change management, perché mi interessa registrare chi ha provato qualcosa, quando l'ha provato, e poi automaticamente informare il livello successivo di collaborazione che c'è una transazione da fare. Noi all'interno abbiamo circa 3 livelli di approvazione per il change, che possono comunque anche il workflow è un po', chiamiamolo, vivo, nel senso, a seconda della richiesta, posso, se ricordo una richiesta di rilascio in produzione, ad esempio, oggi la richiesta sarà sicuramente in emergency e quindi necessiterà più livelli di approvazione. È una cosa molto importante per non verificata. Mentre un change per la settimana prossima può avere meno livelli di lavorazione, perché è un'attività che riguarda, non riguarda un incidente di produzione, magari solamente un volume.
abbiamo creato dei monopoli guidati, ovvero che laddove alcuni uffici necessitavano più di, diciamo, poca flessibilità per questioni a volte anche culturali, perché ad esempio con Fuzzi, ad esempio, noi loro preferiscono un ambiente molto più chiuso, dove io quando ho finito il mio pezzettino clicco un bottone, il ticket viene automaticamente assegnato a qualcuno che deve fare lo step successivo, e ovviamente se il mio step è completato con tutti i prerequisiti necessari, ovvero io ho compilato tutti i campi che mi viene richiesto per fare un lavoro e quindi ho fatto tutte le mie attività, e il ticket automaticamente viene assegnato da un altro team. Poi abbiamo la creazione di più oggetti automatico, ovvero utilizzando più strumenti, avere un link tra una richiesta e un'altra è, non dico che possibile, ma molto difficile. Ovvero, se io faccio una richiesta di change, però la faccio su un altro sistema, poi dopo ho un ticket, perché per il ticket utilizzo un utilizzo Jira, mentre il collegamento per queste due richieste sarà praticamente quasi impossibile, e oltretutto aggiornare entrambe le richieste non manualmente impossibile. Abbiamo appunto voluto portare la richiesta di change all'interno di Jira in modo tale che, partendo dal ticket, noi siamo in grado di creare tutti gli oggetti. Nella nostra fattispecie sono due: una è la richiesta di change, l'altra è la richiesta di accesso ai sistemi. Perché io, anche se sono autorizzato a fare una change su un sistema, non ho l'accesso ai sistemi. Quindi ho bisogno della approvazione della change e della approvazione della richiesta di accesso ai sistemi. Con Jira possiamo aggiornare, creare questi due oggetti automaticamente partendo dal ticket e popolare i campi che mi servono, senza doverli riscrivere manualmente due volte su, per esempio, la motivazione del perché faccio un change, e oltretutto riesco a tenere aggiornati queste ticket sempre partendo dallo stesso oggetto. Nella fattispecie, quando chiudo la change, posso automaticamente chiudere l'accesso ai sistemi e chiudere l'incidente, diciamo. Questo vede anche un altro potenziale sviluppo futuro, che è quello di, oltre della gestione dei ticket, per quanto riguarda l'accesso ai sistemi, noi ci stiamo comunque anche attrezzando per automatizzare quella parte, e con lo scripting che Jira ci permette di fare, potremo anche utilizzare degli script per far sì che una volta che la richiesta di accesso ai sistemi viene approvata, è semplicemente uno script che mi dà l'accesso ai sistemi e non una persona che magari deve spostare il mio nome dentro uno specifico gruppo di entità della rete. L'abbiamo utilizzato anche per le gestioni delle quote di lavoro di team, e l'abbiamo fatto grazie al fatto che ci siamo riusciti ad astrarre dal concetto di progetto. Noi il progetto per la gestione delle quote di lavoro l'abbiamo visto come team, un progetto è un team, quindi qualsiasi attività che arriva dentro, che viene assegnata ad uno specifico team, viene creata in un progetto, e abbiamo introdotto dei sistemi di triage con delle dashboard, appunto, e il lavoro si è semplificato parecchio, perché facendo così abbiamo stabilito che una persona, ad esempio, dovesse tenere d'occhio tutti i ticket, una persona ovviamente a rotazione, e da quel giorno lì non ci scappa più nessuna attività. Invece, se tutte le attività vanno a finire dentro un contenitore e non c'è nessuno incaricato di assegnarle a qualcun altro, perché il sistema di triage ti impone di non di prendere in carico le attività, ma di assegnarle a qualcuno che sia, innanzitutto, fare una due diligence sul ticket, vedere se mancano delle informazioni ed eventualmente chiederle a chi ha aperto il ticket, e poi di assegnare l'attività ad una persona che sappiamo può fare quell'attività magari in futuro.
Inoltre abbiamo introdotto la gestione delle comunicazioni custom via email, ovvero Jira già di suo ha un motore di notifica che è molto potente, molto customizzabile, ma noi siamo voluti andare un pochettino oltre perché abbiamo avuto delle richieste da parte degli utenti su delle notifiche specifiche per quanto riguarda ad esempio l'approvazione delle change e soprattutto per non generare troppe email, ovvero spesso e volentieri se lasciamo abilitato magari tutte le notifiche di qualsiasi cosa anche per un ticket possiamo ricevere magari 10 notifiche, invece è una cosa che va configurata e va, diciamo, gestita in modo corretto. Ad esempio, soprattutto quando andiamo verso l'alto nell'organigramma di un'azienda, i manager di certo non vogliono essere floodati o comunque investiti da un numero eccessivo di mail, soprattutto perché loro devono dare delle approvazioni, hanno bisogno di informazioni specifiche, quindi all'interno della mail andiamo a inserire delle informazioni, tutte le informazioni che abbiamo dentro il ticket e che possiamo dare al manager per poter decidere effettivamente se approvare o meno uno step. Oltre a questo abbiamo fatto anche delle comunicazioni, dei template di comunicazione per la parte di client services, ovvero riusciamo a gestire la comunicazione con l'utente esclusivamente dalla pagina web di Jira, senza accedere ad Outlook. La cosa ci semplifica parecchio la vita perché nessuna comunicazione con l'utente verrà persa, tutte le comunicazioni vengono registrate all'interno del ticket e inoltre c'è un vantaggio dal punto di vista dell'utente che non deve usare Outlook. Inoltre non deve pensare a come formattare la mail perché il template viene già formattato automaticamente. Io devo solo inserire l'informazione che sta nel mezzo. Header e footer sono già compilati correttamente con i miei dati perché sono io che sto gestendo il ticket. Allora, Prego. Salve, sono di formazione per questa cosa. Buongiorno, sono Maurizio Galletti, ingegnere di Bologna, ex classe ad essere parte, ancora non più. E in questo momento, quindi, questa personalizzazione a livello delle notifiche, eccetera, è fatta con un prodotto di terze parti? Assolutamente. Su marketplace, un prodotto di successo? È su marketplace, utilizziamo un vendor. Esatto, le price vendor, esatto. Istituto, ma grazie. Prego. Davide Bianchetti, responsabile di sviluppo di Event. Giusto una domanda, quando parlavo di personalizzazione quando parlava di personalizzazione della messaggistica, utilizzando il plugin, l'avete fatto quindi in maniera, l'avete fatto configurando, quindi non sviluppando o andando a estendere il plugin, corretto? Configurando il plugin, esatto. Perfetto. Altre domande? Naturalmente c'è una parte di workflow che va configurata, anche quella. Abbiamo cercato di ridurre in tutte queste soluzioni lo sviluppo al minimo possibile, appunto per essere più flessibili con gli aggiornamenti, quegli aggiornamenti del core. Andando nel dettaglio dei workflow con la funzionalità di approvazione, questo qui è solo un pezzo ovviamente di un workflow, però abbiamo addirittura un workflow che hanno, diciamo, prima la parte di approvazione, poi la parte anche di implementazione della change, quindi andiamo a interessare, diciamo, molti aspetti dell'azienda, ovvero la parte di approvazione, quindi la parte di top management, fino poi dopo ad assegnare, in questo caso sempre in modo automatico, agli specifici team che devono rilasciare il prodotto in più ambienti diversi. Noi solitamente facciamo la classica pila pre-produzione, user acceptance test e poi produzione,
con anche i vari step di verifica di qua. Workflow di dati, qui ho messo, diciamo, solo, volevo solo visualizzare una tipologia di workflow che ha, diciamo, un po' di passaggi. Intendevo qui dati perché appunto per Fuzzi loro hanno ritenuto migliore per loro avere guidare l'utente fino alla fine, guidare, diciamo, l'attività fino alla fine. Ogni utente fa il suo pezzettino e poi dopo tocca a qualcun altro. Lato italiano noi siamo un pochettino più aperti, noi abbiamo dei workflow, diciamo, molto più aperti, dove il ticket inizialmente deve passare per forza la triage, dopodiché chiunque può lavorare sul ticket. Questo vuol dire che comunque il ticket ha un assignee, quindi un responsabile. Se però poi dopo c'è un mio collega che mi vuole aiutare a fare un'attività, lui può fare qualsiasi cosa sul ticket e poi portarlo a completamento. Questo è quello che dicevo prima, quando per le richieste destrutturate, ovvero prima avevamo ticket, change e accesso. Questi qui sono tre, diciamo, tre item che però sono calati nella nostra realtà. Alcune società possono avere anche più elementi. In questo caso, come dicevo prima, il ticket viene creato, in questo caso manualmente, però io nella mia idea ho anche pensato che i ticket potrebbero essere creati automaticamente dai sistemi, perché abbiamo la possibilità di creare ticket via email. Noi già riceviamo le email per gli errori che avvengono sui sistemi, quindi basta linkare le due cose. Quindi, se propriamente configurato il sistema di alerting in modo tale da ridurre i falsi allarmi, sicuramente è una cosa che introdurremo nel futuro. Questi tre oggetti vanno tutti e tre gestiti manualmente dallo user, mentre con una richiesta strutturata ho messo le due iconcine per far vedere che nel momento in cui io modifico qualcosa nella change, anche semplicemente un campo, posso replicarlo immediatamente nel ticket e nella richiesta di accesso. Anche perché il ticket potrebbe avere un pubblico magari più vasto. La richiesta di change invece può essere magari visibile solo al mio team e magari al mio provatore della richiesta di change, mentre il ticket sicuramente viene visualizzato dal service desk, dal client service, più altri attori che magari sono impattati dal problema che descrive il ticket, dal problema o dall'improvement. Quindi il fatto di andare a selettivamente aggiornare alcuni campi del ticket o della richiesta di change o dell'accesso dà una flessibilità ulteriore. Questo è un esempio di una dashboard, almeno di un pezzo della dashboard che io utilizzo con il mio team, del team di cui faccio parte, per gestire l'attività. E abbiamo al di sotto di queste due tabelline tutti i ticket che sono stati assegnati ad un oggetto generico che è il team, ovvero nel progetto di Jira noi abbiamo inserito un user che è lo user di team, che quindi corrisponde a un email del gruppo. Quindi il ticket viene fisicamente assegnato ad uno user che però rappresenta il team. Io qui riesco a vedere tutti i ticket, di lato a destra ho la visione di tutte le persone che fanno parte del team e vedo anche quelle che sono le due scariche. Conoscendo magari le specializzazioni delle varie persone, posso anche decidere di assegnare un ticket ad una persona che magari più scarica oppure ad un'altra, a seconda anche dell'urgenza del ticket, quando sono io a fare il triage.
ecco qua, la gestione delle comunicazioni customizzate via email senza lasciare la pagina web. Questo qui è un pop-up che gira, standard, che compare nel momento in cui un ticket del service desk, del client service, è nello stato corretto per accettare questo tipo di funzione e abbiamo messo semplicemente un bottone che si chiama Reply to Client. Automaticamente il form va a prendere delle informazioni dal ticket, quali l'indirizzo email di chi ha aperto il ticket, qual è il problema, e le inserisce automaticamente nella mail. Oltre a questo c'è una parte che non si vede. È stato sviluppato una customizzazione tale per cui questa, se è la prima comunicazione, ovviamente è facile. Quando ho più reiterazioni delle comunicazioni con il cliente, abbiamo utilizzato un campo customizzato per registrare tutto il thread di mail, in modo tale che quando mando la mail al cliente allego tutto il thread di mail in modo tale che si vede chiaramente qual è tutta la storia. Allo stesso tempo all'interno del ticket abbiamo un altro tab dove sono registrate tutte le comunicazioni verso l'esterno, in e out, perché così almeno ci è molto utile avere tutte le comunicazioni interne dal lato dei commenti, tutte le comunicazioni verso fuori e da fuori verso l'interno in un altro si parte. Le visioni future, diciamo, sugli argomenti che abbiamo trattato ci sarebbe da parlare per una giornata intera, perché il livello di customizzazione, comunque il livello di miglioramento che abbiamo portato all'interno della nostra soluzione sono tantissime. Purtroppo non posso elencarle tutte perché alcune sono magari anche molto banali ma molto utili. Comunque sono, diciamo, a disposizione se volete poi eventualmente parlarne o comunque anche semplicemente passare attraverso, non magari anche oggi, passare attraverso SurSense per avere dei contatti con me, non c'è nessun problema. La visione sulle future implementazioni è quella che ci piacerebbe fare, dato che l'idea principale sarebbe quella di trasferire tutte le attività in un unico prodotto, perché è molto più facile mettere in collegamento tutte le informazioni. È HipChat con le chatbots, perché attraverso di questo si possono gestire le comunicazioni, allora sia utente to utente, ma soprattutto noi la vediamo per l'utilizzo soprattutto per quando ci sono degli incidenti in produzione, noi assolutamente dobbiamo informare N manager, ci sono diverse liste di distribuzione a seconda del servizio, a seconda della gravità, a seconda di quanti utenti sono impattati. Con il chat sarebbe possibile notificare immediatamente nel momento in cui viene creato un ticket di tipo incident con le persone giuste, prendendo i dati dall'incident in base alla severity, in base alla service line, cose di questo genere. Oltretutto, poi dopo tutta la storia posso decidere quali informazioni posso far viaggiare tra la chat e il ticket. Perché comunque anche in queste occasioni è molto importante tenere traccia di quando avvengono le cose e che cosa viene detto, perché poi dopo in future verifiche ci possono essere magari delle contestazioni sui ritardi magari di avviso dei manager o magari su alcune cose, su alcune decisioni che vengono prese all'interno di queste chat. Un'altra cosa molto importante è l'integrazione Jira Conference, di cui io al mio interno sono un po' uno sponsor, perché mi piacerebbe che gli utenti che utilizzano comunque la nostra piattaforma passassero addirittura quasi prima da Confluence, diciamo come pagina iniziale.
iniziare, perché là sopra possiamo avere anche tutte le notifiche di quello che avviene su Jira e che ci può interessare, oltre che via mail con le notifiche e quant'altro. Noi utilizziamo Confluence per la parte di knowledge base o comunque per la parte documentale, e quindi riteniamo che sia, diciamo, molto utile la collaborazione tra questi due prodotti. Oltre a questo abbiamo molteplici istanze di Jira. Ne abbiamo una in Sri Lanka, ne abbiamo una a Londra, ne abbiamo diverse a Milano. E uno dei primi step per magari raggiungere l'obiettivo finale di avere tutti su un'unica barca è quello di mettere un link tra di loro. In alcuni casi abbiamo già fatto delle cose. Dobbiamo ancora, diciamo, migliorare il processo per mettere in link queste varie istanze, perché penso che sia, diciamo, un tema molto importante prima di fare il passaggio completo da molte istanze ad un'unica. Infatti ho riassunto, diciamo, questo desiderio con molte scatole in scatole ordinate collegate tra di loro, per poi dopo arrivare ad un unico armadio dove è semplice, diciamo, organizzare le cose. Tutto questo possiamo solo raggiungerlo attraverso la soddisfazione degli utenti. Io su questa cosa qua sono veramente molto motivato, perché l'ho vissuta io in prima persona. Io lavoro meglio da quando ho la possibilità di tracciare le cose in modo semplice. Infatti la prima cosa che abbiamo introdotto è stata, anche se viene a mancare magari qualche informazione, la possibilità di creare ticket via mail. Perché se io chiedo ad un ufficio che è all'interno della mia società ma che non utilizza Jira e magari non ha neanche intenzione di utilizzarlo, gli posso chiedere, mi mando una mail a questo indirizzo, il mio team lo prenderà in carico e verrà notificato quando ci sono degli aggiornamenti sul ticket, oppure quando il ticket viene addirittura risolto. Senza forzare magari persone che non sono utilizzate, che non sono interessate ad utilizzare Jira perché non fa parte del loro mestiere, perché magari sono dei manager, perché sono delle persone che non hanno la reale necessità di utilizzare il prodotto, però ne possono comunque avere benefici. E quindi fondamentale è il focalizzarsi su quello che hanno bisogno gli utenti. Bene, grazie mille Marco. Chiedo due secondi di disponibilità per vedere se ci sono delle domande. E io ho una curiosità un po' malsana, perché si parla appunto di integrazione, abbiamo visto anche il discorso di integrazione della mail, però sappiamo che i sistemi di comunicazione sono in via di cambiamento, cioè ogni tot arriva qualche sistema di comunicazione un po' nuovo. Tu hai già un po' introdotto il tema con questo discorso di HipChat, però pensiamo per esempio che nel customer care molti stanno pensando per esempio a organizzare la propria struttura di customer care su delle chat come WhatsApp, come WeChat, come cose di questo genere. Qui forse voi magari è un ambito, cioè non parliamo tanto di WhatsApp o WeChat, però insomma la possibilità di integrare sistemi di comunicazione diversi, anche che funzionino con logiche diverse, è anche una salvaguardia di quello che potrebbe succedere in futuro, no? Sicuramente. Tra l'altro tutte queste funzionalità direi che andrebbero aggiunte un po' a quelle esistenti. Ad esempio c'è Jira Service Desk, che è già, diciamo, un portale che può servire, diciamo, questo tipo di obiettivo. Inoltre noi con Fuzzi andiamo ad ascoltare le varie caselle di posta, che però sono quelle, diciamo, comunemente adesso vengono utilizzate dalle aziende per raccogliere le richieste, le client query dagli utenti, andiamo ad ascoltare le loro caselle info@fuzzi.com e tutte le mail che arrivano a quell'indirizzo vengono trasformate in ticket. Dietro a questo c'è tutto un lavoro di
se l'utente, se il dominio della persona che mi sta mandando la mail è conosciuto, allora lo faccio finire direttamente in una coda con una priorità, non con una priorità, con un dove io conosco che tutti i ticket che sono in questa coda sono già clienti miei. Tutti gli altri, che possono essere, diciamo, considerati magari a volte anche degli spam o cose di questo genere, vengono messi in un altro. Ad esempio, noi utilizziamo due progetti per questo, per questa attività: gli utenti conosciuti e gli utenti sconosciuti. Ok, va bene. Domande, qualche riflessione, prego. Sempre da me, anche te da te. Avrei una domanda. Tu hai parlato di apertura di ticket via email. Sì. Una delle resistenze che ci fanno i nostri utenti è quella di dire: ma sì, io devo aprirti una mail sia strutturata quanto una form su un qualsiasi sistema di gestione ticketing per me è comunque complesso. Voi l'avete risolta attraverso la gestione anche di mail semi-strutturata o distrutturata, oppure avete in qualche modo indicate ai vostri utenti che devono utilizzare quegli strumenti in modo molto strutturato? No, noi abbiamo introdotto questa cosa, diciamo, l'utente ci manda una mail, quindi le uniche cose che possiamo trattare sono l'oggetto e il body della mail. Ovviamente se manca qualche informazione ci prendiamo carico noi di chiederla all'utente e inserirla nel ticket. Perfetto, quindi non c'è un template di mail che devono utilizzare per... No, esatto, perché comunque lederebbe, diciamo, già andrebbe a pesare su una frustrazione, esatto, dell'utente che già c'è, perché se ti fa questa domanda perché già non lo vuole utilizzare. Grazie. Dipende anche dal volume di mail che vi arrivano, perché se ne arrivano 100 al giorno è diverso da se ne arrivano 5.000. Io direi che dipende io lo vedo sempre dal lato opposto, dipende da quanti ticket uno deve aprire o quante mail uno deve mandare per avere, diciamo, dei feedback. Ok. Altre curiosità? Bene, Piergiorgio, tu volevi farci vedere qualche altro caso italiano, giusto? Per aumentare anche la conoscenza di quanto Sursense e Atlassian fanno sì, ecco, le loro soluzioni. Rubo 5 minuti ai colleghi dell'intervento successivo, perché comunque c'è stata una richiesta per poter, diciamo, dare un ventaglio su alcune casistiche, diciamo, che abbiamo trattato. Quindi velocemente, in pratica, diciamo, come già avete potuto intuire e anche, diciamo, Marco ci ha, diciamo, accennato questo discorso, che la suite è un framework che si può adattare in diversi modi, un progetto di Jira lo si può adattare in maniera più come raccoglitore di ticket, quasi come operatore logico, no? E questo, diciamo, queste caratteristiche che diciamo, si vedono più, come dire, immediatamente da utilizzando l'issue tracking che è di classe, cioè Jira, si può riflettere anche sugli altri componenti della suite, quindi quello che abbiamo consolidato in questi anni, quindi in pratica su differenti clienti siamo andati a analizzare, quindi per esempio qui per Terno, quindi c'è, cioè, un'importante, cioè, installazione di questo caso di Gila, e quindi qui per l'application management è stata realizzata tutta una customizzazione importante, quindi che va appunto a coprire queste esigenze di business molto, molto critiche. Abbiamo anche il caso, diciamo, di BT, quindi in questo caso sempre Gira, in questo caso nel caso UK, e quindi anche qui abbiamo adattato in modo sempre in maniera, dire, insieme con il cliente, quindi Marco stesso qui testimone, quindi guidando il cliente nell'adozione della piattaforma nella maniera corretta, come esempio di Cattolica, che qui Gira, quindi ulteriore, diciamo, progetto di disaster recovery e di automation. Altro progetto, diciamo, principale per Gira, diciamo che Gira è un po' il primo piede, no? Che la suite Atlassian riesce a posizionarsi sui suoi clienti, l'esigenza più critica praticamente è quella del issue tracking, quindi da lì in poi piano piano si vanno ad adattare tutti gli altri componentistiche, quindi dalla messaggistica di chat integrato, knowledge management, quindi è, diciamo,
siamo anche lì per quanto riguarda la documentazione in conference e così via su ogni singolo componente. Quindi abbiamo anche l'esempio di Manpower, qui è stato anche adottato, diciamo, customizzato il workflow di Jira. Questo per quanto riguarda l'allocazione del personale di Manpower. Poi abbiamo questa crociera, qui Jira Conference, quindi c'è l'integrazione delle due piattaforme con diciamo, prettamente un progetto di supporto per le facce. Poi abbiamo l'esempio della presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi diciamo, qui sempre un progetto Jira, un workflow di mail, perché la mail di Renzi, quando voi mandate la mail a Matteo, praticamente dietro c'è un sistema chiamato Jira che fa diciamo, diverse fasi di valutazione della mail che poi diciamo, sostanzialmente permette una scansione dello dallo stato di Renzi della comunicazione, quindi a seconda della priorità cosa viene scritto. Facciamo un'analisi, diciamo, semantica, funzionale, insomma, un bel progettino, diciamo, interessante. Tra l'altro qui, insomma, abbiamo anche un esperto che ha lavorato sul progettino, se poi volete, diciamo, Marco Baldelli, che collega, è molto, molto carino il progetto. Il caso di Borsa, vabbè, qui l'abbiamo già visto, Intesa San Paolo, quindi qui Conference, quindi è stato adottato Conference, la parte di knowledge base, abbiamo fondi impresa, ancora Jira workflow per il monitoraggio dei progetti, quindi l'obiettivo lavoro, quindi qui processi, anche qui processi aziendali, quindi diciamo anche se si usano gli stessi componenti, però si usano in maniera diversa, sia in maniera operativa che funzionale, sia a livello anche di modellazione dati. Forum, metadati, ricerche, reportistica, quindi voglio immaginare come questo framework poi venga adattato sotto diverse sfaccettature. C'è anche il discorso, diciamo, del service desk e diciamo, in realtà noi per quanto riguarda diciamo, la Atlassian abbiamo anche una soluzione, Easy Cloud, che permette appunto la diciamo, la packaging della suite di Atlassian permette diciamo, l'adozione un pochettino più diciamo, flessibile sul cloud. John Brabido, questo è un progetto di Application Lifecycle Management, quindi va ad abbracciare un po' tutte le componentistiche. Abbiamo un altro progetto sempre in Jira workflow, in questo caso è mercato UK, per Core. VetCD, in questo caso molto interessante, diciamo, riguarda diciamo, la condivisione della diagnostica per diciamo, diciamo, di veterinari, praticamente, quindi le differenti siti che fanno diagnosi delle radiografie, quindi hanno un sistema che si gira, in VetCD fa proprio questo mestiere e tutto il sistema che diciamo, fa la collaboration tra diciamo, tra i diversi attori, quindi chi fa la radiografia, chi poi fa la diagnosi, e tutto il sistema di collaboration basato sulla suite Atlassian. E quindi qui c'è anche l'integrazione con i sistemi PACS che si occupano proprio di, diciamo, di gestire queste radiografie. Abbiamo Mark ID, questo è un caso diciamo UK. Anche qui ci sono dei processi, quindi a knowledge e knowledge base. Abbiamo una tabella, sempre in questo caso la tedesca, velocemente, e chiudiamo. Giusto per darvi una carrellata veloce, poi non fare troppo tempo ai colleghi, sono stato fuori programma, però... Fuori programma, però visto che c'era stata una sollecitazione del pubblico, era giusto dare spazio. Comunque poi, se volete, insomma, possiamo... Grazie. Bene, l'ultimo intervento della giornata. DevOps di Atlassian Way, come accelerare le operations a cura del team Atlassian e del team DevOps di Sursense. E sarai tu comunque che li presenti per gioco, visto che siete in tanti, io mi metto qua. Sì, allora andiamo a sviscerare una
piccola dimostrazione di approccio DevOps. Sì, allora, in pratica vi presento, diciamo, i miei colleghi che fanno parte di due team all'interno di SourceSense, quindi abbiamo il team Atlassian e il team, diciamo, DevOps, quindi abbiamo Raffaele, quindi Raffaele diciamo, si occupa di tutta questa, di andare a, diciamo, un architetto, diciamo, che permette la vita a clienti semplicemente di progettare anche ciò che riguarda l'adozione della suite Atlassian. Abbiamo Marco Valdelli, quindi altro membro della, diciamo, del team Atlassian, poi abbiamo Eugenio Marzo del team DevOps e adesso è Gian Carlo, sempre del team DevOps. Quindi adesso passo la parola al buon Raffaele che ci introdurrà nel discorso del DevOps. Grazie a tutti, buongiorno. Allora, piacere di iniziare questa presentazione. Cosa andremo a vedere? Innanzitutto diamo un overview molto veloce sugli strumenti ALM di Atlassian, per poi passare a una visione di DevOps con la preparazione delle infrastrutture, vedremo il bambù e il deploying nel dettaglio, aggiornamenti di ambienti, come gestire anche ambienti di test direttamente tramite Jira, quindi un'integrazione molto forte tra gli strumenti Atlassian e gli strumenti per il DevOps. C'è una chicca alla fine, un scaling infrastructure, in cui andremo a vedere come si scala automaticamente l'infrastruttura in base alle esigenze di carico. Andiamo a vedere dopo Eugenio e Alessio. Partiamo subito da l'overview sugli strumenti Atlassian. Ho voluto cominciare con questa immagine, questa slide che conosciamo tutti. È nota come Concept Launch Cycle. Abbiamo quindi questo ciclo che è prima fase di concept, di planning, di build e di launch. Come si sposa questo con gli strumenti Atlassian? Come ci possono aiutare gli strumenti a gestire questo ciclo? Concept e plan, ovviamente Jira Conference, abbiamo visto prima, ne hanno parlato abbondantemente sia Vlad che Pier Giorgio. Conference, Knowledge Base, Gira in gestione dei task, si passerà poi in AWT allo sviluppo, quindi build al lancio dell'applicazione, per cui Bitbucket e Bamboo. Nel dettaglio, partiamo dal concept e dal brain, parliamo di Gira. Gira, ho messo come screenshot Gira Software, che è la configurazione più completa e comprende anche la parte più relativa alle metodologie agili, quindi ci lanciamo attivamente strumenti per gestire i nostri progetti con le metodologie agili, sia che sia Scrum, sia che sia Kanban. Ovviamente ci dà anche la possibilità di gestire prodotti con un workflow qualsiasi, una metodologia qualsiasi. Cosa ci consente di fare Gira in particolare? Innanzitutto pianificare, creare i nostri task, dare la priorità ai nostri task, inserirli in una lista che in metodologia agile si chiama backlog. Per noi può essere una to-do list qualsiasi, un elenco delle nostre attività che andremo a fare da qui in futuro con una certa priorità. Ovviamente tutto è basato sulla collaborazione tra i team. Ho un issue, sono visibili a tutti. Possono anche alcune essere visibili a determinati team. In generale Gira la visibilità del contenuto a tutti. Possibilità quindi di vedere le issue, di commentarle, di aggiornarle, aggiungere campi, aggiungere informazioni a quello che serve. Pianificare il rilascio di attività con la creazione di versioni o di componenti per specializzare le nostre attività. Fino all'ultima parte che è quella di reportistica. Vedere come sta andando il progetto che stiamo organizzando, i nostri task, a che punto sono, tramite dei report, alcuni ad hoc già creati, all'interno di Gira, altri che è possibile creare ad hoc. Come l'esempio che abbiamo visto, Borsa Italiana ha creato le sue dashboard con le sue, i suoi gadget
sicuramente avrà creato i suoi report, i suoi filtri. Passata la fase di pianificazione, ovviamente si svilupperà codice nell'ambito IT. Codice che per forza di cose, avendo ormai si sta andando verso team distribuiti, verso code review sempre più spinta, si sta andando verso un sistema quindi distribuito verso il control system. Ormai Git sta diventando quasi uno standard per la gestione del codice sorgente. La soluzione che fornisce Atlassian, che utilizzeremo, è Bitbucket, che è sì lo strumento che ci consente di gestire repository di tipo Git, ma la sua forza principale è in quello che sono le pull request. Pull request che sappiamo essere lo strumento che Git ci mette a disposizione per condividere il codice che noi abbiamo scritto con gli altri membri del team, di condividerlo e di richiedere un'approvazione, magari anche ad alcune persone del team, prima che questo codice venga mergiato sulla master, diciamo, sul repository principale. Ovviamente siamo sempre nell'ambito della collaborazione, altrimenti collaborativo, commenti. Sulla pull request c'è una discussione in corso, miglioramenti che si possono fare, motivo per cui io ho proposto questa modifica, come poterla migliorare prima di essere accettata e quindi mergiata in termini tecnico con gli altri soggetti che si trovano sul sistema. Chiudiamo il ciclo con Secret Launch con quello che nativamente si ha attualmente, che è la Continuous Integration. Lo strumento che ci aiuta nella Continuous Integration di Atlassian è Bamboo. Ho fatto apparire subito i concetti chiave della Continuous Integration perché bene o male li conosciamo tutti. Si parte dalla build, recuperiamo i sorgenti dal repository, buildiamo, effettuiamo test automatici. Test automatici che possono essere anche eseguiti in parallelo all'interno di Bamboo per velocizzare il processo, fino ad arrivare alla fase di deploy, cioè proprio andiamo ad installare il prodotto finale sulla macchina, a depositarlo sul repository, a creare poi gli ambienti, adesso lo vedremo. Possiamo fare qualsiasi cosa tramite il Bamboo. Ultimo, connect. Questo è comune un po' a tutti gli strumenti. Connessione tra i vari strumenti. Abbiamo una elevata integrazione, gira Bitbucket con Bamboo, si parlano. Drama una issue, gira e riusciamo a creare un branch su Bitbucket, riusciamo a vedere le build su Bamboo. Abbiamo tutto condiviso, tutto collaborativo, molto, molto spinto, molto portato al lavoro di team. Finita questa parte, adesso Alessio, Eugenio. Sì, salve a tutti. Come detto prima da Raffaele, diciamo, con Bamboo appunto effettuiamo le build e noi dopo questo pezzo abbiamo aggiunto un altro strumento che diciamo introduce il concetto di infrastructure as code, quindi lo strumento di gestione chef. E sostanzialmente dopo aver buildato con Bamboo andiamo proprio a creare la nostra infrastruttura in maniera automatica disponibile per gli sviluppatori per un test immediato. Quindi non abbiamo più tutte le vecchie metodologie per la creazione degli ambienti, quindi perdere il tempo, sono molto grandi, ma tramite questo strumento andiamo a creare tutto in automatico. Questa è la parte del componente di Chef che sostanzialmente è relativa alla compliance. Quindi oltre a configurare i nostri ambienti, tramite questo strumento andiamo anche a effettuare delle scansioni per riportare i bug di sicurezza. Quindi su infrastrutture di larga scala non abbiamo più problemi di ok, andiamo a vedere qual è il software con dei bug di sicurezza, quali sono gli aggiornamenti da fare, ma tramite questo strumento richiediamo in automatico tutta la parte di reportistica. E appunto nella demo che andremo a vedere ci agganceremo da Bamboo a Chef, creeremo quindi un ambiente, e poi otterremo tramite HipChat le notifiche della prima configurazione della nostra infrastruttura. Salve. Un po' fortino sul microfono, ok.
E io sono Alessio Biancalana e vi parlo un po' di quello che vedrete nella demo e delle possibilità che ci sono con i tool Atlassian, non solo relative diciamo ai software stessi, ma come vengono combinati. E uno dei concetti che ci ho tenuto a mettere a fuoco, abbiamo visto che prima si è parlato di cloud, e diciamo uno dei concetti fondamentali appena ho approcciato Atlassian è che in realtà l'ambiente Atlassian, le applicazioni Atlassian scalano e vanno, sono adatte sia ad un deploy su un'infrastruttura personale, sia su un'infrastruttura di public cloud, sia su un'infrastruttura ibrida. Quindi quello che succede è che noi possiamo sì sfruttare le risorse cloud messe a disposizione direttamente da Atlassian. Abbiamo per esempio Bitbucket Cloud, di cui io sono stato utilizzatore tempo addietro, ma possiamo anche nelle nostre istanze cloud installare appunto i tool di cui abbiamo bisogno, come Bamboo, come non mi viene il nome, come Bitbucket, come Confluence. Tutti questi si parlano sia tra di loro in un'infrastruttura locale, sia in un'infrastruttura ibrida, per cui se io ho il codice sorgente da me e il wiki all'esterno non c'è problema, basta che le macchine si vedano, quindi VPN eventuali e arcani tecnici a parte, può essere fatta qualsiasi cosa, è diciamo il mantra di un framework, come ha detto prima Pier Giorgio, che appunto permette una flessibilità senza pari. Io da piccolo guardavo Dragon Ball e avrei, ho sempre avuto una fissa, volevo imparare a fare l'onda energetica è sempre stata la mia più grande fissa da bambino, e Atlassian, diciamo, mi sarebbe piaciuto che arrivasse a casa mia il genio delle tartarughe e mi insegnasse a fare l'onda energetica come faceva Goku in Dragon Ball. Da sviluppatore, Atlassian è stata il mio genio delle tartarughe, perché in un'infrastruttura composta da una serie di applicativi che fanno queste cose, io ho potuto estendere le capacità dell'azienda per cui lavoro e renderla ancora più grande nelle possibilità e nei traguardi raggiunti. Questo significa che ognuno di noi ha un potenziale nascosto che Atlassian e i suoi tool permettono di realizzare, per cui abbiamo la nostra infrastruttura che può potenzialmente andare completamente in cloud oppure anche solo in parte, fatto in maniera intelligente, può essere ancora più esplosivo. Andando ad integrare i tool Atlassian con Chef per creare appunto un'infrastruttura scalabile, possiamo da una parte avere appunto un'infrastruttura che scala automaticamente, che ha delle macchine che si aggiungono automaticamente, software che si deployano automaticamente secondo i principi dell'infrastructure as code, per cui in ogni momento la nostra infrastruttura è codificata e comprensibile sia dai robottini che dagli umani come Eugenio, che magari leggono il mio codice e dicono ok, questa cosa si potrebbe fare meglio, questa cosa si potrebbe fare peggio, ma capiscono. Quanti di voi si sono trovati in passato a dire che cosa c'è su quella macchina? Non lo so, questa cosa non succede più. Per cui nella demo noi andremo a costruire un'infrastruttura scalabile di piccole dimensioni che chiaramente però può diventare gigante in un attimo, basta riapplicare il cookbook di Chef e eventualmente far scalare anche le istanze Atlassian con istanze multiple di Jira, combinandole come è stato detto prima, e andremo a fare una cosa fighissima, vedete, della magia, per cui andremo a deployare una macchina virtuale in cui il tester potrà andare a vedere con un click semplicemente il software appena deployato e il cambiamento appena avvenuto
ad opera di un programmatore, per cui lui semplicemente deployerà la sua macchina virtuale dedicata al tester, e dirà ok, è tutto ok, chiuderò. Questo ci permette di passare da un approccio legacy all'approccio sul sense, per cui dove c'erano 10 giorni per creare la macchina virtuale, vari deploy, varie cose, quanti rilasci in ambiente di preproduzione sono saltati perché le basi dati, non erano allineate, i principi dell'infrastructure as code, queste cose non possono più accadere, perché il processo che gestisce l'infrastruttura e che deploya le macchine è deterministico. Essendo deterministico, l'errore umano è quasi azzerato, perché ovviamente io posso scrivere male un cookbook di chef, o posso scrivere male un build plan di bambù, per cui l'errore umano è quello che vi fa salire potenzialmente un minuto a 10 minuti. Grazie. Oh mio Dio, stanno succedendo delle cose impreviste. Sarebbe durato un minuto, sono 10 minuti, scusate. La capacità di reagire al cambiamento. Quindi un lavoro qualsiasi all'interno di un progetto software e portando avanti questo task come progress sugli sviluppi e quindi sulla parte finale di test, sia possibile integrare direttamente la Jira, quindi lo sviluppatore che accede controlla qua il progress della sua issue, sia possibile scattare direttamente il build appunto di una macchina virtuale su cui andare a effettuare i test e il deploy dell'applicazione stessa. Per fare questo abbiamo creato un workflow custom molto semplice, fatto di una parte di progress e testing. In questo caso particolare, noi da progress a testing possiamo avere due transizioni di stato, due passaggi da cui transitare una fase di progress di scrittura del codice fino a una parte di testing dell'applicazione stessa. Questi due passaggi di stato includono la possibilità, in un caso, di startare appunto una macchina virtuale. L'operazione è stata fatta con uno switch con un campo particolare aperto sulla issue, quindi se la macchina è già startata, in un caso particolare in cui ritorno in sviluppo, non effettuare più lo start di questa macchina virtuale, per cui procedere alla chiusura con lo stop di questa macchina stessa creata appunto ad hoc per tutto quello che riguarda le operazioni di deploy e test dell'applicazione. A questo punto creo una issue di questo tipo, ad hoc task, appunto predeterminata. Appunto la creo, la apro e posso cominciare a farci del lavoro. Io ho qui il workflow visibile, quindi so in qualsiasi momento dove sono e cosa posso fare. Faccio parte del mio progress, quindi a questo punto lo sviluppatore sta cominciando a lavorare su questa issue. Potrà inserire dei commenti nella parte di commit e push per linkare poi questa issue alla parte di codice in maniera più stretta, o a questo punto, nel caso in cui lo desideri, può a fine lavoro di sviluppo far partire appunto questa VM, una risposta ad hoc, che effettuerà anche il deploy dell'applicazione. In questo caso io faccio partire appunto questa applicazione, vado su Bamboo, questa è la finestra di build relativa a Bamboo, e come potete vedere qui sotto io ho un plan di build che automaticamente fa partire questa macchina virtuale. Nel dettaglio vi faccio vedere come strutturare un plan. Per esempio sono fondamentalmente una serie di step da effettuare,
In questo caso specifico le prime operazioni saranno appunto quelle di far partire la macchina virtuale, in seguito fare il checkout del codice, abbiamo il repository linkato alla nostra applicazione web in questo caso specifico, e poi, se c'è qualche sviluppatore, cosa che conosco molto bene, il compile e il build finale dell'applicazione. In questo caso il build finale a sua volta effettuerà il trigger su un altro piano che scatenerà appunto il deploy di quell'applicazione sulla macchina che noi stiamo andando a creare in questo momento. Il monitoring possiamo averlo da qui, dalla page principale di Bamboo, cliccando sul build in progress con i log aggiornati. Sulle operazioni particolari che sono effettuate in questo momento lascio la parola invece a Eugenio. Sì, in questo momento tramite Bamboo stiamo comunicando con il controller del cloud, in questo caso abbiamo usato Amazon, come potete vedere c'è un'istanza che sta in fase running, però diciamo con Chef avremmo potuto usare qualsiasi altro cloud, abbiamo scelto Amazon, questa demo diciamo, è agnostica la parte di scrittura di cookbook. Quindi in questo momento questa macchina si sta autoconfigurando, alla fine della convergenza, che è un gergo tecnico, è tutto il flow di configurazione, andremo direttamente a puntare alla nostra web application. Parliamo di cloud, quindi parliamo anche di risparmio. Quindi il ticket, una volta chiuso, andrà anche a distruggere l'istanza che stiamo andando a creare, abbattendo quindi i costi di un mantenimento di server a per anni, quindi la dismissione avviene molto più velocemente. Come diceva prima Alessio, la prima fase della demo comprenderà anche appunto la creazione di un'infrastruttura, che poi sarà appunto sarà anche possibile scalare. Quindi nel frattempo facciamo partire anche
Allora, il discorso fondamentalmente, uno dei vantaggi di Bambù è quello che tutti i piani di build sono altamente configurabili. Io posso scegliere da una serie predefinita di task che Bambù fornisce. Fondamentalmente noi stiamo principalmente utilizzando due tipi, quello del build di Maven e quello relativo all'esecuzione di una script, che fondamentalmente ci permette di agire molto più a basso livello per quello che vogliamo fare. In questo caso le operazioni sono a basso livello per quello che riguarda lo start, altrimenti sia per la parte di build abbiamo un supporto Ant a Docker o quello ad esempio del bus di JUnit sui test eseguiti. In questo caso ne abbiamo due particolari che vengono eseguiti automaticamente sull'applicazione appunto in fase di build, o più nel particolare a livello di deploy abbiamo una struttura molto simile, quindi sempre organizzata con una serie di task eseguibili su dei particolari ambienti, quindi oltre a una differenziazione netta tra la parte di build e la parte di deploy, abbiamo anche la possibilità di effettuare la stessa delivery del software generato su più ambienti. In questo caso appunto abbiamo il download di artefatti generati dalla parte di build, che era precedente, e abbiamo contemporaneamente con l'istanza appunto stabilita tirata su con Chef, abbiamo la parte di deploy su Tomcat agganciandoci direttamente al manager dell'applicazione. In questo caso andiamo a chiudere quello che è il ciclo del provisioning della nostra applicazione. Contemporaneamente possiamo anche definire altre informazioni utili, come ad esempio il nome, il release version associato a queste build particolari, utilizzando anche delle variabili di ambiente di Tomcat configurate a seconda di quelli che sono stati i risultati di build, e a quel punto possiamo andare a fare il test finale su quella che è l'esecuzione del provisioning dell'applicazione. In questo caso abbiamo un successful sul build terminato, quindi abbiamo qui delle informazioni utili su tutto quello che riguarda questa parte, test eseguiti, commit eventuali, in questo caso non ce ne sono stati, artefatti generati e soprattutto log. In questo caso appunto abbiamo build successful finale per quella che è la parte di Tomcat, e automaticamente qui sopra ci sarà un aggiornamento per quello che riguarda appunto il deploy dell'applicazione 19 maggio 2024. A questo punto andiamo a contattare la nostra applicazione, quindi facciamo il redirect dell'indirizzo IP e abbiamo la nostra applicazione up and running. Quindi in questo caso appunto lo sviluppatore, abbiamo usato un'applicazione molto, molto semplice, però in questo caso avrebbe dovuto fare insomma i suoi test manuali, insomma, sempre se non fossero stati fatti comunque automatizzati. Quindi siamo nella fase in cui possiamo avere la nostra istanza preconfigurata, e siamo nella fase in cui diciamo questo dà anche facilità per provare più versioni di software, perché più versioni riguardo l'application server in questo caso, nel senso non c'è più la richiesta da parte dello sviluppatore di serve sviluppare su un Tomcat 8 piuttosto che su Tomcat 7, ma in automatico basterebbe un commit sul sistema di version, in questo caso su Git, per aumentare la versione dell'application server e quindi riscatenare un'altra volta la build di Bambù. Quindi in questo caso mettiamo appunto che abbiamo fatto tutti i nostri test, andiamo a spingere sul tasto release, quindi in questo caso lo status è passato a done. Levo il filtro, running, e vediamo il Bambù dev che è stato disciplinato down, quindi la stiamo distruggendo dopo aver fatto i nostri test. Ipchat mi ha notificato che il Bambù dev era appunto a Bernardo, avrei potuto anche notificare tramite email o altri sistemi. E in questo caso sappiamo che due dei quattro nodi che si stanno per configurare hanno finito il loro ciclo di esecuzione, quindi penso altri 5 minuti insomma che ci hanno fatto. E adesso il mondo energetico. Adesso non so se è riuscito a lanciare una sonda energetica. Sei riuscito mai? Io lancio onde energetiche dal 2009. Volevo. È tutto ok. Andiamo a vedere un po' di logate.
questo caso diciamo che comunque la parte di strutturata su quello che riguarda il processo di apertura del ticket. Prego, c'è già una domanda, impaziente. Allora, in questo caso specifico, noi abbiamo previsto solo la parte di dev, quindi tu hai visto da Safari, deployment. Come puoi vedere qui, il primo demo test, il piano di deploy di questa applicazione, solo per quello che riguarda la parte di dev, abbiamo associato un trigger sul build, sul piano di build, quindi quello che vi ho detto prima, quando si divide in build e deploy. Io, sia per la parte di build che per la parte di deploy, posso creare dei trigger che scateneranno, sono anche scattati manuali fondamentalmente, che scateneranno il build e deploy di un'applicazione. In questo caso la dev, se entriamo nel dettaglio, triggers appunto, quindi è configurabile a livello di singolo ambiente, io gli ho comunicato qual è il piano, cioè gli ho comunicato di attivare il deploy in caso di build successful per il piano associato di build. Che va solo con repository eccetera. Questo è chiaro? No, quello che provavo a chiedere, in ottica di creare appunto ambienti di test dinamicamente, no? Quindi UM, come sposa il bambuco di deployment project e di environment fisici, quindi che non possono essere gestiti, no? Non esiste il censimento di environment. No, non capire la domanda, scusami. Come faccio a dire deploya su questo ambiente che ho appena creato? Perché ho visto che dentro il deployment project sulla configurazione ne sono un dev 01. Sì, esatto. Potenzialmente potrei fare un dev 01, 02, 03, 04 e non vorrei creare ogni volta un environment. No. Come può essere gestita questa cosa? Allora, la macchina di Bamboo è a tutti gli effetti una workstation di amministrazione dell'infrastruttura. E quindi in automatico si trova già in un ambiente di development, quindi circoscritto a spesoni server. Ma in automatico appunto sa quali macchine sono state create, cioè se io reazionassi la build avrei la prova del 02, e, cioè è circoscritto al solo environment, se questo è una domanda che ok, quindi in questo caso è associato a una sola macchina? No, questo salto è solamente associato a una sola macchina, Bamboo del 02, questo era schiantato nella... Beh, l'environment relativo a Bamboo è associato a più, ma potrebbe essere associato a più macchine. E ammettiamo che nel frattempo un altro sviluppatore avrebbe aperto un altro ticket di questa tipologia, avrebbe creato la Bamboo Dev 02. Quindi in questo caso l'environment di Bamboo è uno solo, però può essere associato a N macchine. Okay. Questo è fatto proprio per rendere autonomo lo sviluppatore a non dover richiedere una particolare macchina. Tra l'altro è una segna di bit dinamici, quindi insomma non c'è neanche problema di concorrenza. Grazie. Abbiamo quasi finito la convergenza, manca un solo server. Altre domande nel frattempo? Sì, se avete altre domande, mettiamo il ghiaccio. Quali sono usabili, quali sono usati da molte persone,
spesso si usa anche lo strumento di Tabera per vedere insomma quanti follower ha un progetto, se ha un issue tracking con molte issue, insomma bisogna anche fare un'indagine in merito allo strumento che si fa a scaricare. Chiaro, diciamo che comunque il contesto è sempre quello di utilizzare degli strumenti che ti permettono di agevolare il tuo lavoro senza dover andare a sviluppare delle insieme di custom o di trovarti nel mezzo del quadro dove una componente che hai scelto non è così matura come pensavo. Certo, però si perde più tempo per mettere in piedi. Questo tema è un tema importante che abbiamo affrontato internamente anche in una riunione che abbiamo fatto tra di noi, e sono venuti fuori degli esempi. Faccio un esempio. Fabio Signorini di Successo, struttura commerciale. Ad esempio, la tecnologia molto utilizzata sulla parte di RPSA, no? Ci sono i cookbook per chef. E è un tema assolutamente attuale questo. Non sa ovviamente la tecnologia molto utilizzata per chi si vede tantissimi clienti, ci sono i cookbook per chef. No? Di conseguenza, rispondo alla domanda assolutamente sì. Allora, il risultato finale appunto è un nostro sistema di monitoring che sta andando piano piano a andare a fare i controlli su tutte le macchine deployate. Il nostro reverse proxy ci espone l'applicazione, abbiamo appunto il nostro ECE proxy che ci fa da load balancer e invitiamo tutti insomma a interpretare questo indirizzo che appunto punta a una macchina che è stata in grado di discoverare l'entrata funzione di questi nuovi backend appunto era esposti su internet. Questo è il risultato finale della demo. Bene, grazie mille. Se ci sono altre domande per lo staff, la maglietta, le magliette comunque sono benissimo. E per concludere la giornata, comunque su tutte le cose che avete visto, naturalmente se avete curiosità, domande, possiamo darvi degli approfondimenti. Io volevo chiedere magari invece a Pier Giorgio, visto che è rientrato un po' il tema del cloud anche durante la presentazione delle tue delle case history che avete messo in piedi, di spiegare un po' meglio che cos'è questo Easy Cloud, qual è il rapporto che potete fare di attraverso il cloud. Poi non so che in qualche modo SurSense e anche partner di Amazon Web Services, quindi magari darci qualche delucidazione su questo punto. Sì, allora diciamo che negli ultimi, diciamo, nell'ultimo periodo le tecnologie si sono spostate negli ultimi anni verso il cloud, quindi noi diciamo, andando a fare discovery di tutto ciò che può agevolare diciamo, l'adozione delle tecnologie delle nostre partner, quindi noi ci siamo posti anche nel nostro cloud, quindi per quanto riguarda diciamo le partnership cloud, quindi siamo orientati verso appunto Amazon e Azure e Microsoft. E per quanto riguarda appunto diciamo l'ambito Atlassian, quindi c'è una pacchettizzazione diciamo, dei componenti Atlassian, si chiama Easy Cloud, che abbiamo pacchettizzato noi, quindi consente una ulteriore facilitazione che permette diciamo attraverso l'utilizzo del cloud, quindi evitare l'infrastruttura interna aziendale, quindi usufruire della suite Atlassian con diciamo, una modalità totalmente configurabile e adattabile, però su macchine che magari non sono all'interno dell'infrastruttura, su tutte le componentistiche di Atlassian. È una soluzione nostra, pacchettizzata da noi, e quindi consente ulteriore facilitazione dell'adozione di Atlassian. Sul cloud sappiamo che ci sono molte titubanze da parte degli utenti sul fatto dove sono i dati, la sicurezza, ecco, su queste titubanze che cosa rispondete voi? Diciamo che quello che quindi, siamo gli unici che proponiamo questo approccio, nel senso che se il mondo va in una certa direzione, no? Quindi tipicamente si cerca un po' di facilitare il lavoro di tutti noi, no? Clienti, fornitori, quant'altro, il cloud facilita quindi parecchio il lavoro e i costi anche, quindi la salute, soprattutto i costi. Quindi in pratica, tipicamente, se non ci sono forti vincoli legali, comunque il compliance, tipicamente c'è sempre una via di mezzo. Quindi ci può essere una parte che porta dei dati che può stare, diciamo, sostanzialmente su nei livelli fisici sul territorio, ma magari un'altra parte dei dati.
quindi anche se si parla soprattutto di collaboration, io quando parlo di collaboration penso a trend, forum, wiki, no? Se tutta la parte decorativa dei contenuti che riguardano la piattaforma di information management magari non è legata, non è sotto vincoli legali, se anche quella va, solo quella va in cloud e tutto il resto magari va nello stato fisico sul territorio facendo un'opportuna integrazione, e comunque porta una facilitazione, quindi c'è tutta l'adeguazione delle informazioni contorno al contenuto che magari è sotto vincolo legale, workflow, commenti, tutto ciò che sono file allegati, che poi magari non va legalmente congelato, no? Se sotto un certo ente o una certa, un certo processo funzionale, quindi questo può sicuramente portare un buon vantaggio, laddove ci possono collegare. Ma magari sullo sviluppo del cloud legato ad Atlassian, continuiamo a sbagliare questa. Puoi dirci anche tu qualcosa là, sul fronte del cloud? Ecco, Atlassian, come vede questo sviluppo? I vostri clienti cosa stanno facendo? Sì, ma abbiamo detto avanti, il sviluppo della piattaforma cloud per noi è strategico, è molto importante, siamo molto impegnati in migliorare l'offerta ancora, e a livello di adozione di clienti mondialmente abbiamo già quasi un 50% di clienti che già adottano una soluzione cloud, ossia per cominciare, perché l'offerta di cloud è molto, molto semplice per qualcuno che vuole provare le soluzioni da Atlassian senza investire tempo, risorse, tutto quello. Quindi è una maniera molto facile di entrare nel mondo, provare le soluzioni, dopo scegliere se l'offerta di cloud è sufficiente per esigenze o se un'installazione di sito, un'installazione server-side. Ma per noi definitivamente è molto strategico e molto importante. Avete delle partnership particolari con alcuni dei service provider cloud più noti? Cioè, sul senso ha citato Amazon Web Services e Azure, voi avete altre partnership, altri partner? Sì, abbiamo tanti partner a livello mondiale che sono dedicati al sviluppo, un'offerta più dedicata al cloud, e quindi sì, è una strategia. Un'altra cosa, un altro aspetto importante che siamo anche impegnati è che ci sono di aziende che hanno politiche di sicurezza o politiche di utilizzo che non si può utilizzare una cloud dove il server è in base, per esempio negli Stati Uniti, come è il caso adesso da noi. E siamo impegnati anche in fare quello, magari la soluzione sarebbe dal prossimo passo di adottare nel senso di offerta di Amazon, quindi più internazionale, più mondiale, più facile di fare compliance a livello locale. Ecco, magari un utente come Marco Gloder di Borsa Italiana ci può dire, ecco, siccome il cloud ha appunto tante criticità, il mondo bancario, il mondo finanziario in genere si avvicina sempre con molta prudenza, ecco, voi come la vedete? Noi ovviamente dobbiamo per forza rispettare delle cloud. Delle compliance. Esatto, però come dicevo giustamente per Giorgio, io vedo la possibilità eventualmente di portare fuori alcune cose tipo il conference con la knowledge base, perché non sono dati sensibili, non sono dati relativi al mercato in sé, sono dati prettamente tecnologici per quanto mi riguarda la parte della tecnologia, quindi secondo me è una soluzione che può essere proposta per Giorgio. E questo si rifletterebbe con dei benefici di che tipo su questo trasferimento? I benefici del fatto che non devo necessariamente, che posso avere un'infrastruttura interna per gestire questi dati più ridotta, nel senso che certo, se parte di questi dati li mando fuori non mi devo preoccupare della parte di infrastruttura, posso avere un'infrastruttura lato interno più dedicato al core, e quindi c'è un beneficio non solo economico ma anche proprio di liberazione di risorse. Esatto. Ok, se ci sono domande dal pubblico, naturalmente abbiamo fatto questo approfondimento sul cloud, però non necessariamente. Bene, non ci sono più domande. Io chiuderei qui. Quindi vi ringrazio a tutti, grazie alle persone che sono rimaste fino adesso.